Dove siamo? Wow, guarda qui! È fantastico, ma c'è ancora una cosa che devo fare! Via questo nastro! In vendita non più! Ho grandi progetti! Attenzione a dove punti le forbici, ragazza! Rimuoverò il nastro! Non è difficile, vero? Tu invece fai sempre storie! Che ne pensate, bambole pronte a rinnovare la stanza? Credo che lo siano! Diamo un'occhiata in giro, c'è molto da fare qui! Ma ho tanto sonno! Quasi ora del pisolino, vero? Serve un sonno di bellezza! Ma non possiamo dormire a terra! Pensi quello che penso io? Mettiamoci al lavoro! Ho del polistirolo! Ci ho disegnato sopra un ottagono! Adesso lo ritaglio, poi passo una mano di vernice rosa! Una volta fatto ci avvolgo intorno un nastro rosa! Seguo tutto il perimetro del bordo! Incollo cannucce intorno al bordo per fare un telaio e ci appendo sopra il tessuto! Poi aggiungo le decorazioni, poso una stella in cima e annodo dei fiocchi al telaio! Poi aggiungo un lenzuolo, sarà morbido e accogliente! Ed ecco i cuscini! È così carino! L'adoro, grazie! Sono felice, proviamolo! Tu meriti il meglio! Ah, sto così bene! Sogni d'oro? Sembra così a suo agio! Qualcosa non va? Aspetta! La vedi anche tu, vero? Wush, wush! Wow, tu viaggi davvero con stile! Non esco mai senza il mio pipistrello. Adoro il tuo stile. A dopo, piccolo. Da dove si può cominciare? Fammi pensare, ci sono! Taglio il cartone in varie forme. Prendo la pistola per colla e applico la colla sul bordo della base. Non ne serve molta, una linea sottile. Poi attacco un pannello laterale e faccio così lungo tutta la base. Unirò i pezzi fino a ottenere una bara. Ecco il coperchio. Poi lo dipingo. Deve essere nero. Un altro colore non va bene. Faccio asciugare. Dovrebbe andare adesso. Adesso decoro l'interno. Ho del polistirolo e del tessuto, sarà un ottimo letto. Lo spingo delicatamente nella bara e adesso fodero i bordi con questo tessuto in pizzo. Avrà un aspetto così bello. Ecco un ornamento per il coperchio che appiccico qui e poi aggiungo delle gemme. La rendono più elegante. Una bara di classe, il cuscino va qui e penso sia tutto. Sono invidiosa, il mio letto non è niente di che in confronto. Fantastico. Entra pure, farai una bella dormita. Chiudo il coperchio e nessuno ti disturberà. È così strano. Non riesco a dormire, avrò gli incubi. Ciao. Una lucertola? È terribile! Perché urli così tanto? Oh, ma è adorabile! Falla sparire! Sei una fifona! Prendi! Ah? Che dovrei farci con questo? Aspetta, ho trovato! Lo farò a pezzi! Ora li metto dentro una ciotola e li immergo nell'acqua. Proprio così. Strizzo via poi l'acqua in eccesso. In questo modo, premo e modello la carta igienica. Le darò una forma. Devo farlo prima che si asciughi. Ecco che cosa avevo in mente. Poi si solidificherà e posso dipingerlo. Ma userò la colla. È perfetto! Adesso lo step successivo lo metto sul batuffolo di cotone stropicciandolo con le mani ed esercito pressione. Finché non avrò qualcosa di simile. Aggiungo altro cotone proprio qui e poi passo al colore. Uso un pennarello rosa. Questo sarà il volto. Per ombreggiare il corpo uso una matita nera. Poi attacco due occhi e metto un fiocco al collo. Infine applico i baffi sul muso. Oh, è un gattino così carino! Spero che funzioni! Insomma, devi essere cattivo, io credo in te! Puoi farcela! Caccia via la lucertola! Oh, ciao! Ho un nuovo animale domestico! Non c'è più! Bravissimo! Wow, è fantastico! Sei bellissima! Che stai facendo? È la mia lucertola. Dobbiamo farle un makeover. Le serve un nuovo look e io ho quello che ci vuole. È un salone per lucertole. Questo colore ti dona moltissimo. Stai andando alla grande, ora faremo brillare quegli occhi. Che eleganza, sei più bella che mai. Ma si può fare di più. Ecco degli aculei per te. Oh sì, adesso va meglio e ti servirà anche un collare. Il fil di ferro è l'ideale, ci attaccherò una catena e penso che abbiamo finito. Dai un'occhiata! Fortissimo, vero? Ora della passeggiata? Ecco qui!
è meglio di un cane, riceverai tantissimi complimenti. Sì, l'adoro, la lucertola più bella. Il lavoro mette sete, così va meglio. Ah, cos'è questo odore? Puzzo! A che lo dici? Torno subito. È così imbarazzante, ma non ci vorrà molto. Splish splash! È così rilassante. Ah, ne avevo bisogno. Oh oh, ho bevuto troppo, devo fare pipì. Dov'è il bagno? Questa è un'emergenza. Ah, non promette niente di buono. Ma mi stavo divertendo, sto arrivando. E stai bene? Che cos'è? Penso di poterlo usare. Mi spiace per te, Paperella, ma devo staccarti la testa. Bene così. Prendo l'argilla gialla per modellare, la piego e la lavoro. Voglio trasformarla in un supporto, ci attacco il corpo della papera, proprio così. Lo premo per assicurarmi che sia caldo. E adesso lo dipingo di bianco. Nessuno ha un bagno giallo. Ma lo farò spiccare. Incollo le gemme ai lati e un po' d'oro non guasta mai. È una toilette di lusso. Oh, quasi dimenticavo, servirà anche un sedile. Adesso attacchiamo la testa che metto qui. Direi che sono soddisfatta, sbrigati, dai! Non voglio pulire i tuoi bisognini. Ah, così va meglio, che bella sensazione. Mi stavo preoccupando. Sì, anch'io. Felice di aver aiutato. Ci è mancato poco. Oh, che schifo, sto per vomitare. Trattieniti, siamo quasi al bagno. Non ci arrivo. Mi dai una mano? Avanti. Non riesco a guardare. Aspetta, ho trovato. Andiamo, avrei dovuto pensarci prima. Non guardarmi così, non ho ancora cominciato. Taglio la parte superiore della bottiglia e la dipingo di nero. Mi serve del polistirolo nero. Ci ritaglio un cerchio, deve essere un po' più grande della bottiglia. Metto il polistirolo in cima e lo tengo ben fermo. Poi ricaverò una base e li unirò insieme. Ecco qui. Adesso serve una bella corona. Ci metto sopra una palla rossa, prendo un pezzo d'argilla da modellare viola, la lavoro con le mani. Poi la arrotolo a forma di salsiccia. È abbastanza lunga. Unisco le estremità e creo un anello che metto sopra la palla. Vi infilo dentro un altro pezzo d'argilla, metto delle strisce d'argilla sulla palla e adesso la dipingo di nero. Ora può andare sul water, ma non ho ancora finito. Aggiungo stelle e lune. Farò lo stesso con la base. Devo solo montare una catena adesso. Ed ecco fatto! È il posticino ideale ed è quello che ti serve. Aspetta, ma tu non stai bene! Mi stavo facendo trasportare! Oh, non guardarmi! Oh. Che brutto spettacolo! Non giudicare! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video! Pronte a partire? Ragazze, accendete i motori! 3, 2... Aspettate! 1... Via! Woo! È pazzesco! Oh no, si è schiantata! Che botta! Devo guardare. È una corsa verso il traguardo. Woohoo! Hai vinto! Sei la migliore! Possiamo fare una corsa? Cosa? No! Almeno hai una macchina? No. Allora è un bel problema. Non riusciamo mai a divertirci, ho pure finito gli snack. Ma questo mi dà un'idea. Mi metto al lavoro. Ritaglio la scatola, la piego su se stessa. Faccio un grande buco al centro e fori più piccoli sui lati. Ora devo dipingerla. Userò questo rosa acceso, sarà davvero bello. Lo spennello sulla scatola e crea uno strato uniforme. È proprio quello che voglio. Lo faccio asciugare. C'è ancora del lavoro qui. Ritaglio dei mezzi cerchi da un cartoncino. Ho ripiegato i bordi. Queste saranno le mie ruote. Le inserirò nei fori laterali. Poi finirò di decorare la macchina. Questo sarà il cofano. Ci vogliono le luci. Dobbiamo vedere dove stiamo andando. Ho dipinto i bastoncini dei ghiaccioli. Li applico sul cofano. Ho fatto i sedili con il polistirolo. E questo sarà il parabrezza. Si parte! Dobbiamo vincere la gara, sai? Che cos'è? L'auto della mia bambola. Certo, se lo dici tu. Non sarà una grande gara, la mia macchina è turbo. Beh, io ho un bastoncino. Vai, vai, vai!
Wow, come va veloce la macchina! Wow, che bolide! Non mi toccare! Ehi, che cos'è? Hai visto bene, Micio, sei stato bravissimo! Wow, una bambola tra i rifiuti è un sogno! Ma che fai, frughi nella spazzatura? Ciao, guarda che ho trovato! E la chiami bambola? Questa è una bambola! Wow, sembra una principessa! E comunque lei ha una casa! La tua no! Oh, dolce dolce ragazza, questa la devi vedere! Ha tutti gli ultimi gadget! La mia bambola è felice di viverci! O è meglio della tua casa di cartone? Quindi è così, Fatti sotto! Oh, certo! Ti sfido! Benvenuta a casa! Ah, è un po' stretto! È bello essere ricche, possiamo comprare le cose migliori! Non è giusto! Voglio dire, guarda i tuoi vestiti, sono sporchi e logori! Vorrei poterti comprare un gran bel vestito! Ma quest'abito è bellissimo! Te lo meriti! Si sta mettendo in mostra! So cosa fare, userò il mio maglione! Che stai facendo? Faremo finta di non averlo visto! Ho una grande idea! Metto la bambola dentro la manica! Non è proprio come immaginavo! Ma forse se te lo avvolgo intorno? No, ancora peggio, non funziona! Eh? Aspetta! Che cos'è? Potrei usare una busta di plastica, sì! Farà il suo dovere! È il momento del restyling! Taglio la borsa a forma di abito, poi la posiziono sulla bambola e la leggo al centro! Wow, è incredibile! Dovresti sfilare in passerella! Sei così affascinante! Ava, guarda qui! Cosa? Mi prendi in giro? Non può essere vero! È un'emergenza? Giusto in tempo, proprio quello che voglio! È fatto di oro vero? Wow, ti dona tantissimo! Sembri una star del cinema, l'adoro! Guarda qui! Credo che sarai invidiosa! Wow, è così bello! Dovremmo fare una festa! Cosa? No! Festeggiamo con l'elite! Non importa! È così difficile! Decisioni, decisioni! Quali scarpe indossare? Devono abbinarsi alle mie! Quelle? No! Ti servono le scarpe! Ti piacciono le mie... calze? Non far caso al buco, è piuttosto imbarazzante! Spero che nessuno l'abbia visto! Lo nascondo subito! Va meglio! Ma dobbiamo ancora trovarti delle scarpe! Guarderò in questo cassetto, ok? Forse c'è qualcosa che possiamo usare! Ragni! Ah, mi ha preso! Devo pulire più spesso! Non c'è momento migliore del presente! Aspetta! Ci sono! Ho disegnato un ovale sulla spugna, adesso lo ritaglio! Faccio lo stesso con spugne di colore diverso! Sarà così colorato! Ora le impilo l'una sull'altra, così! Incollo intorno un altro pezzo di spugna e... Ok, provale! Wow, la misura è perfetta! Facciamo un giro di prova! Ragazza, sei stupenda, eleganti e pratiche! Ne voglio un paio per me! Ehi, Ava, guarda queste scarpe! Non so decidermi! Cosa? Wow, sono molto meglio di queste robe vecchie! Ah, come sono carina! È così bello avere qualcosa di caldo da bere! Nessuna di queste va bene, mi fai una foto? Certo! Oh, il mio caffè! Adesso che faccio? Lo so! Slurp, slurp, slurp! Oh mio Dio, che fai? Usa questa! Sei impazzita? Che c'è? Sono solo pochi spiccioli! Se faccio in fretta andrà tutto bene! È troppo divertente! Una festa! Che posso indossare? Questo va già abbastanza bene! Ah? Oh no, questo non va affatto bene. Oh, sembro Bigfoot. Devo fare qualcosa. Forza. Pronto? Mi serve il tuo aiuto. Ok, che devo fare? Cominciamo? Metti questi. Non sono di marca, ma ok. Potresti sentire un pizzichino. Quasi fatto! Ecco! Wow, non ho sentito niente! Ecco, te li sei guadagnati!
Certo, grazie. È più potente di quanto pensassi. Devo andare. Ma che cos'ha? I miei capelli! Sono calva! Non vedo l'ora di andare alla festa. Ma non posso andare conciata così, è come una foresta. Mi devo radere. Ci deve essere qualcosa che posso usare qui. Ah, il mio fidato rasoio. Oh, penso che abbia visto giorni migliori. Che altro c'è qui? Una nuova lama di rasoio? Ho bisogno di una maniglia, però. Questo potrebbe essere utile. Penso che potrebbe funzionare. Spingerò la forcella nella lama. E così avrò delle gambe lisce in pochissimo tempo. Ecco che vado. Piano. Oh, ci è mancato poco. Un braccio fatto. Oh, ho finalmente finito. Ma non è andata come pensavo. Quanti cerotti. Credo che dovrò restare a casa come al solito. Dov'è? Sei qui. Questi sono per te. Oh, a che serve? Non lo voglio. Ho portato il mio. Ok. Assicurati di prendere il mio lato migliore. Va bene questa illuminazione? Certo. Solleviamo alcuni pesi. Oh, senti che dolore. Stai bene? Ora basta. Mettiamoci a terra. Pronta? Com'è faticoso. Oh, sei adorabile. Va bene. Adesso basta, è troppo. Che lavoraccio. Ecco il tuo telefono. Sul serio? Sto malissimo, a che stavi pensando? Questa stanza è così disordinata. Facciamolo. Sono pronta. Come sono arrivati questi qui? Sono così pigra. Ma ho un'idea. Se appendo i jeans sopra questa porta, poi la richiudo. E adesso infilerò la scopa attraverso i passanti della cintura. Sono perfetti per fare i pull-up. Il dolore fa parte del processo. Wow, è fantastico. Mi è venuta un'altra idea. Sto in fissa per il fitness. Posizionerò le sedie in questo modo. Sarà molto più difficile. Forse posso usare questo panno. Devo fare anche le gambe. Oh, domani sarò a pezzi. E il pavimento è pulito. Che bell'allenamento. Sono così felice che tu sia venuta. Torno subito. Non posso credere che lei viva qui. Com'è bello. Oh? C'è qualcuno? Pronto? Probabilmente non è niente. Ok, che strano. È solo la tua immaginazione. Non esistono fantasmi o mostri. Oh, qualcosa mi è appena toccato. Oh, è iniziato. I robot si stanno svegliando. Ma non puoi, torna qui. Cos'è stato? Che sta succedendo? Pensi di poter fuggire? Oh, ehi, hey, Nikki. Perché stai lottando con l'aspirapolvere? L'aspirapolvere? Sì, devo sistemare tutto questo casino. Questo vestito è molto carino. Oh no, ti prego. Speriamo che non vi siate rotti. Bene, erano i miei preferiti. Immagino che adesso debba cambiarmi. Ci deve essere qualcosa che posso indossare. Devo fare il bucato. Aspetta. Devo solo essere creativa. Wow, ma sono fantastici! E non devo fare il bucato. È ora di andare. Sul serio? Non è giusto. Ogni paillette è stata cucita a mano, è l'ultimo stile a Parigi. Non esiste, non mi piace.
Che ne pensi di questo? Toglielo dalla mia vista! Cos'altro hai? Trovami qualcosa da indossare. Ritorno tra un attimo. Dove stai andando? Ok, ho questo. È molto esclusivo. Oh, è costoso. Finalmente. Oh, li voglio, sono perfetti. Li provo. Prenditi il tuo tempo. L'ho fatto di nuovo, sono un genio. Come sono emozionata. Cosa ci farò coi soldi che guadagnerò? Che ne pensi? Lo so, sto troppo bene. Cosa? I soldi non possono comprare il gusto. Grazie. Perché ci mettono così tanto? Questo hamburger sembra fantastico, sono così affamata. Buon appetito, signorina. Non di nuovo. Sono così stanca degli hamburger d'oro. Almeno non sono noodles. Quello sembra buonissimo. Mi piacerebbe avere un po' di noodles. Eh sì, vuoi fare a cambio? Certo! Non vedo l'ora. Ha un buon odore. Non mangio un hamburger da così tanto tempo. I miei denti! Che cos'è? Una catenina d'oro? Perché era lì dentro? Beh, gli dà sapore. Se lo dici tu. È così succoso. Oh! E adesso? Un anello di diamanti. Questo è il mio giorno fortunato. È così bello. E mi sta anche bene. C'è qualcosa di gommoso qui dentro. Una carota di plastica. Oh, wow! Che importa? Questi noodles sono buonissimi. Dovremmo fare a cambio più spesso. Buona, buona. Che giornata, eccoci qui. Che è il mio amore grande. Salve, non farci caso, tesoro. Sai che ti sento, vero? Ehi! Niente foto, per favore. Non ci credo, tieni. Ma che fai? Posso avere un autografo? Sono una tua ammiratrice. Anch'io lo voglio. Torno subito. Ma che? Puoi scrivere alla mia cara amica Ashley? Non basta la firma? Che capelli morbidi. Puoi evitare? Dico sul serio. Agente, mi aiuti, per favore. Ora mi sentiranno. Non si infastidiscono i VIP e non si abbandonano i bambini. Ci rifletterete su in centrale. No, che guaio! L'arancione mi sta male. Oh, eccoti, mi sei mancata tanto. Lucidalo bene, mi raccomando. Così, mamma? Brava, piccola. E così la bella principessa affrontò i saldi di fine anno. Com'è coraggiosa, aggiudicandosi il vestito dei suoi sogni. Ah, ora di cena vediamo che c'è oggi. Ho una fame. Ehi, dov'è la cena? Dacci da mangiare. Ecco qui, spero che vi piacciano i dolci. Cioè tutto qui, una zolletta. Devo dirlo, sono un po' delusa. È uno scherzo. Mamma, chiama il responsabile. Non posso. Io non la mangio questa. Ehi, dacci qualcos'altro. Guarda che cosa ho qui, dai! Ok. Beh, dov'è? Le sbarre. Ma sono dolcetti. Adesso sì che si ragiona. Grazie davvero. Non c'è di che, ma acqua in bocca. Ma quanto ci vuole? Le sbarre, tesoro. Sei impazzita! Ah, che forza! La prigione non è poi così male. E dicono che il crimine non paga. Oh, ecco la cena, non vedo l'ora. C'è la zuppa? Pasta? Spaghetti? No, prego. È uno scherzo. Beh, meglio di niente. Cavolo, che fregatura. Facciamo a metà? No, voglio i dolcetti. Ma che... Com'è possibile? Sono buonissimi, non hai idea? Ma
Tranquilla, ci penso io. E sarà buonissimo. Mi basta una candela. Ci metto sopra il cucchiaio e lascio sciogliere. Però non deve bruciarsi. Aspetto che diventi caramello. Che profumino! Adesso ci metto uno stecchino e lascio raffreddare. Ed ecco un bel lecca-lecca. È venuto proprio bene. Su, assaggia. Wow, grazie, mamma! Ci voleva proprio. Spero che ti piaccia. Tantissimo! Questo libro è super coinvolgente, chissà che cosa accadrà. Ma che succede? Carta igienica? Oh no, che fai? Ferma! Guarda che casino! 800, 900, ma cosa? Scusate! Mettilo giù, signorinella, e vieni qui! Non si fa! Te l'ho già detto! Scusa, ma mi annoio! Non riesco ad arrabbiarmi con te, ma non farlo mai più! Fammi pensare, forse questo può tornarmi utile, così sono certa che non accadrà più! Cominciamo! Riavvolgo la carta igienica e la fermo con un pezzo di nastro. Finito, ecco qui! Wow! Dammi, dammi! Stacca un pezzo! Perfetto! E il resto rimane qui! Ma con chi parla? Ma contenta lei! Mamma! Accidenti! Oh, tesoro, un secondo, prendo la carta igienica. Che colore vuoi? Nessuno! Ok, aspetta. Giallo? O verde? Ti piace il verde? No, sai quale voglio. Oh, ma certo, che sbadata! Bravo, la mia bambina, dopotutto abbiamo degli standard. Solo il meglio. 200 bastano? Sai che c'è? Prendilo tutto. Grazie, mamma. Mamma se ne tiene giusto un pochino, in caso di emergenza. No, il tempo è orribile. Oh, dai, sul serio! Finalmente a casa. Posso togliermi questi vestiti bagnati. So cosa ci vuole. Andrò a fare un bagno caldo. Ora sì che mi scalderò. Mi servirà un po' di acqua calda. Dai, sbrigati. Che cos'è? C'è un messaggio. Cosa? Non c'è acqua? Ma sono davvero sfigata e ora come faccio? Ashley, che succede? Dovrei controllare. Tutto a posto? Mamma, non guardarmi! Oh, i tuoi vestiti, che è successo? Pioveva e c'era una pozzanghera e una macchina mi ha schizzato. Oh, la mia povera ragazza, diamoti una bella pulita. Grazie, mamma, tu sai sempre cosa fare. Ecco, e ricorda di lavarti il viso. Ah, va molto meglio. Prendi la palla. Ecco che arriva. Presa. No, è così adorabile. Giochiamo a un altro gioco. Devi prendermi. Sì, certo. Oh, che diavolo. Mamma, mi sono fatta male. Sono caduta. Arrivo, tesoro, fa vedere. Non ho alcun cerotto, quindi dovrò usare questa foglia. Stai bene, tesoro, fa vedere. I soldi rendono tutto meglio. Davvero? Lo sai che sei ridicola? Quella è una foglia. Oh no, la finestra fa così freddo. Dobbiamo chiuderla. E giù! Stai bene, hai la febbre. Oh, devo chiamare il dottore. Qualcuno ha chiamato? Oh, è qui. Deve fare qualcosa. Ma che strano giocattolo che hai. Ho sempre voluto giocare con questi cosi. Ah! Ah, tesoro, non farlo, mi scusi. È sicuramente malata, dovrà prendere questa medicina. No, non credo, siamo ricchi, si ricorda? Quanti soldi? Ah sì, mi faccia pensare, provi questo, sarà molto più semplice. Così va meglio. Dottore, qua giù. Che c'è? No, oh, lascia che indovini, un altro bambino malato? Forse ho ancora del medicinale, ecco a lei. Grazie. È ora di prendere la medicina, tesoro. Vedrai che ti piacerà e ti aiuterà a stare meglio. Ecco, ci sono. Dai, devi berlo, tesoro, come posso fare? Apri la bocca. Buonissimo, grazie mamma. Penso che stia già funzionando. Accidenti, sembra facile.
Credo di sapere cosa fare. Mi servirà questo stampo per lecca-lecca. Verso il medicinale nello stampo e riempio tutto lo stampo. Ora la parte successiva. Prendo dei bastoncini di legno e li metto nel medicinale. Così sembreranno dei lecca-lecca. Aspetto che si solidifichino e sono pronti. Li tolgo dallo stampo e wow! Guarda che ti ho preso, tesoro. Ecco. Adori lecca-lecca? Buoni, dammi! Buono, vero? Finiscilo tutto. Scusi il ritardo, Mandy è qui per una visita. Ma l'avviso all'alito pesante. Va bene, la faccio sedere. Devo proprio. Oh, devo rispondere pronto? Questo lecca-lecca è buono. Dammelo. No, è mio. Ok, che cos'è quello? Cascata, non posso credere che abbia funzionato. Mi ha ingannata. Caspita, i tuoi denti sono disgustosi. Usi il filo interdentale? Ci vorrà un po'. Pensavo che l'avresti detto. Che figata, du-di-du. Smettila. Dai, era divertente. Mandy, comportati bene, mi scusi. L'importante è che paga bene. Metti giù quella dentiera. E questo? Lo devi proprio fare? Guardami, sono un dentista. Ecco un piccolo extra. Ora sì che ragioniamo. Non muoverti. Non devi muoverti. Per favore, non farlo. Sto cercando di concentrarmi. Penso che abbiamo fatto. Mamma, hai sentito? I miei denti sono scintillanti. Fa vedere. Oh, sei bellissima. Possiamo andare ora? Certo. È abbastanza? Aspetta, sai che c'è? Prendili tutti. Andiamo, Ashley. Non essere timida. Ah, tu devi essere la mia prossima vittima. E cioè, paziente. Mettiti seduta. Mamma, un brutto presentimento. Mostrale i denti. Devo proprio... Ho paura, mamma. Wow, sono terribili. Dovrò toglierli. Non posso guardare. Come pensi che mi senta io? Abbiamo fatto. Questo è uno dei miei migliori lavori. Come sto? Che bel sorriso. Suppongo che adesso debba pagare. Ecco, è tutto quello che ho. Ashley, basta con le caramelle. Andiamo a casa. Grazie. Sempre a disposizione. Saranno reali? Sono contenta che sia finito. Niente più cibo spazzatura. Non ci penso proprio. Puoi contare su di me, mamma. So che posso. Ah, finalmente mi rilasso. La via è libera. Devo solo fare molto piano. La mamma non lo saprà mai. Non vedo l'ora. Che buone queste caramelle. Ne voglio ancora. Che stai facendo? Sono caramelle? Dammele. Non è giusto. Pensa ai tuoi denti. Me ne vado in camera mia. Fa anche l'offesa, ci vuole tanta pazienza. Devo fare in modo di nasconderle tutte. I suoi denti mi ringrazieranno. Tanto vale finirle tutte. Non male. Anzi, sono buonissime. Voglio le mie caramelle. Dovrei comprarne ancora, ovviamente solo per me. Ne voglio ancora. Aspetta, cos'è quel rumore? Non ci credo. Che stai facendo? Non è come sembra. Stai mangiando le mie caramelle. Come hai potuto? Ora mi sento in colpa. E forse una caramella mi tirerà su di morale. Aspetta, ho un'idea. Attaccherò questo gancio adesivo sulla cornice della porta e uno sulla porta. Voglio creare un sistema di carrucole. Adesso mi serve un pezzo di spago. Attacco lo spago al pacchetto di caramelle e fatto, posso godermele. E quando Ashley entrerà nella stanza non vedrà mai il pacchetto. Non stai mangiando caramelle, vero? Come sei carina, tesoro. Meno male che ci è mancato poco. Sono troppo intelligente. Che disastro, è davvero terribile. Non posso prendere un 4. Mamma si arrabbierà. Stai scherzando, ho fatto del mio meglio. Anche io, mamma. Hai rovinato la mia reputazione. Accidenti, non posso permettere che accada. Che posso fare? Ci sono. Penso di essere pronta, la mamma arriva. Mandy, che stai facendo? Sarai stanca dopo quello shopping, ci penso io a te. Beh, ok, mi hai preparato un bagno caldo? Certo. Oh, mi sento così viziata.
che ne dici di una bibita? Mi stai proprio viziando, sembra buona. Wow, devi darmi la ricetta. Ed ecco una maschera viso. Oh, che bella sensazione. Guarda che bella pioggia dorata, so che l'adori. Wow, che figlia meravigliosa. Ricordatelo sempre. Dunque, ho preso la pagella e non sono andata così bene. Un 4? Cosa? Che ne dici di un altro po' d'oro? A te piace tanto. Oh. Mandy, basta. Temevo sarebbe successo. C'è solo una cosa da fare. Che fai? Oh. Ti faccio rilassare. Non è poi così male, potrei abituarmici. Questi angoli sono impegnativi. Ti andrebbe un po' di shopping? Ti serve proprio un bagno? Che schifo! Ehi! Ora non è più un problema mio. Pensaci tu. Oh, povera piccola. Non meriti di essere buttata via. Non ti preoccupare, ora sei in buone mani. Cos'è questa roba? Guarda come sei adorabile. Ops! Scusa, colpa mia. Guarda come ti sei ridotta. Sei tutta sporca. Mi serve un piccolo aiuto. Chiamato? Ehi, ciao. Potresti pulirla un po'? Guarda com'è sporca. Nessun problema, ma questo intervento ha un costo. Ci mancherebbe. Molto bene. È il momento del bagno. Pronte? Oh, questo è perfetto. Proprio la dimensione giusta. Ora devi solo rilassarti. Ci servirà un po' d'acqua, ovviamente. Come se fosse già qui. Acqua in arrivo. Chiedo scusa, è un po' fredda. Incredibile. Sembra una pioggia miracolosa. Ma non ho ancora finito. Vede questo? È tutto vostro. Wow. Ma è incredibile. Ancora una cosa. Tutte le Barbie meritano un po' di brillantini. Ecco qui. Belli, vero? Cavolo, quanto sono bravo. Oh, quasi dimenticavo. Questo l'aiuterà a pulirla. Un momento, è per me? No, per lei, sciocchina. Ecco, una bella sensazione, vero? Via la sporcizia e pelle esfoliata. Vorrei poter fare un bagno come questo. Sembra così lussuoso. Non potrei chiedere altro. Guarda che trasformazione. Una pelle incredibilmente luminosa. Wow, ottimo lavoro. Davvero notevole. Non riesco a togliere questa roba. Wow. Ehi, che c'è? Anche lei potrebbe fare un bel bagno. Certo, ma a pagamento. Soldi? Credo di averne un po'. Un attimo. Non ho altro. Un dollaro? Stai scherzando? Per favore. Ok, ok. E che acqua sia? Nessun avvertimento stavolta. Sono bagnato fradicio. Sono proprio sbadato. Grazie mille. Un momento. Ma certo, ho capito. La risposta è sotto al mio naso. Bastano pochi tagli veloci. Ci sono quasi. Ehi. Sta venendo benissimo. Devo solo sistemare alcune cose. E... tada! È una doccia per bambole. Ora potrai finalmente lavarti. Lo so, è davvero fantastica. Ora devo solo aspettare un po'. Cosa? Che succede lì dentro? In effetti è un'ottima trovata. Sì. Oh, hai finito lì dentro? La tua pelle è semplicemente radiosa. Come sei bella. Ehi, Molly, guarda. Ehi, ben fatto. Immagino. Ci vediamo.
Alla prossima! Certo che i tuoi abiti non vanno bene. Guarda che bel vestito. È tutt'altro che perfetto. Questo è inaccettabile. Per fortuna abbiamo questo favoloso armadio. Troveremo qualcosa qui dentro? Vediamo. È tutto per te. Allora, che ne dici di questo? Diciamo che non fa per te. Che ne dici di questo? E questo? O questo? Decisamente no. Ci sarà qualcosa di adatto qui dentro? Non hai nulla da indossare? Che depressione! Non c'è niente che vada bene? Wow, sembra davvero buono. Non so che fare. Che splendida tonalità d'oro. Ma è ovvio, sarai alla moda in men che non si dica. Lo adatterò al tuo corpo. Diventerà un fantastico abito da sera. E ora passiamo ai gioielli. Non sono fantastici? Ho creato un abito unico nel suo genere. Guarda, sei bellissima. Mi sembrava di aver messo qualcosa qui. Come questa borsa. No. Inventerò qualcosa di meglio. Beh, lo spero. Vediamo che si può fare con qualche piega. Ehi, Molly, che ne dici? Ma che hai combinato? Oh no, non guardatela. Ora hai davvero bisogno di qualche vestito. Ehi, il mio calzino. Aspetta un attimo qui. Chissà com'è. Wow, non è proprio il massimo. Ma per questa volta andrà benissimo. Per fortuna mi serve solo la parte superiore. Ecco fatto, abbiamo un abito stupendo. Carino, vero? Ed è così morbido. Ehi, ti piace? Dove l'hai preso? L'ho fatto io. Dai, giochiamo. Oh, sono due amiche molto alla moda. Bloccati in casa? Dicono che la necessità aguzzi l'ingegno. E questi trucchetti per il make-up sono super ingegnosi. Mi annoio. Cosa? Non ci credo. Dovrei o non dovrei? Devo. Che cosa è vuoto? Non ci sono soldi. Vabbè, torno a scrollare. Sono proprio stanca, però. Dovrei andare a letto. Peccato per le mie sopracciglia. Forse c'è qualcosa che posso fare. Aspetta un attimo. E se... sì. Di sicuro funziona. Lo insapono tutto e adesso lo passo sulle sopracciglia. Sì, forma perfetta. Passiamo all'altra. Wow, sono bellissime! Non ci credo! Ha delle sopracciglia pazzesche! Eccomi, pronta per la scuola! Oh wow, quanto è carina! Non ci credo! Guarda che sopracciglia! Ok, devo sistemare anche le mie. Ok, una è tolta. Wow, è così carina. Non manca tanto, abbiamo quasi finito. Ah, questo posto mi inquieta. Forse non dovrei farlo. Calma, ti andrà tutto bene. Quanto durerà?
Ok, finito. Oh, come sta bene. Posso farcela. Sì, sii coraggiosa. Ciao, che vuoi farti? Oh, un secondo. Puoi farmi questo sul braccio? Oh, no, mi dispiace. No? Ma perché? Hai letto? Devi avere 21 anni. Mi dispiace, non faccio io le regole. Oh, va bene. Allora me ne vado. Meglio, sì. Ehi, chi è il prossimo? Non è giusto. Ero pronta a farlo. E adesso mi si sta sciogliendo il trucco. Che pessima giornata. Non è stata per niente gentile. Oh? Non ricordavo di averlo preso. Aspetta, forse può aiutarmi. Farò uno stencil. Ok, adesso lo metto dove voglio sul braccio, così. Prendo la colla e la spalmo con il pennello. Fatto, prossimo step, i glitter. Non devo lasciare spazi vuoti. Ci passo questo per rendere tutto più liscio. Così. E vediamo il risultato. Wow, è carinissimo! Devo solo togliere i glitter in più. È fantastico! Oh, devo fargli delle foto. E anche metterle su Instagram. Oh no, arriva mamma! Meglio togliere tutto. No, non viene via! Oh, sei qui! Fammi un favore, dai una sistemata, tesoro. Certo, ti voglio bene. Oh, c'è mancato poco. Do giusto un'occhiata al telefono. Oh, mi stanno chiamando. Ah, che carino. Mi viene voglia di abbracciare il telefono. Certo, puoi prenderlo in prestito. Il vestito nero con la cinta, giusto? Oh, ha lasciato la borsa dei trucchi lì. È il mio momento. Meglio darsela a gambe. Oh, eccolo. Oddio, devo fare qualcosa. Dov'è? Ecco, questo funzionerà di certo. Ok, bene, labbra da pomiciata. Meglio sciogliermi i capelli e smuoverli un pochino. No, si sono appiccicati sulle labbra. Bleh, non lo so, forse non basta. Dovrei usare anche questa? Mi sa di sì. Giusto un po'. È così chiara. Devo metterne un po' sulle labbra. Ottimo! Posso metterlo via. E adesso ci provo. Oh, wow! Le tue labbra! Ci baceremo! Ehi, fermatevi subito! Mi hai rubato i trucchi, ridammeli! Oh! Le ragazze fanno così paura! Che bello truccare le amiche! Ok, dai un'occhiata! Wow! Ma sei bravissima! Sono contenta, ti piaccia! Vuoi che ti faccia i capelli? Non ci credevo quando mi si è seduto vicino. Sarei stata su di giri. Certo, ma anche nervosa e impaurita. Oh, no, 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 no! Che ho fatto? Ho esagerato, non mi perdonerà mai. Oh, sono i miei capelli! Oh,
mio Dio, si sono staccati! Oh, no, non svenire! Bevi della cola, ti aiuterà! Mi dispiace, sono l'amica peggiore del mondo! Ehi, mi è venuta un'altra idea per fare i ricci! Mi servirà questa bottiglia vuota e poi un taglierino. Farò dei tagli delicati, quindi devo stare attenta. Anche qui, quasi fatto. Via la parte superiore ed è pronta per essere usata. Ma come fa quella cosa a fare dei ricci? Fidati, devi solo mettere i capelli qui dentro. Userò il fono. Dici che funzionerà? Sì, funziona! Non ci crederai! Guarda! Wow! Guarda che bei capelli! Sono riccissimi! Incredibile! Mi piacciono un sacco! Per fortuna non succederà più! Grazie mille! Buonasera! I cappotti, per favore! Tenga, questo è per... Oddio, ma è terribile! Oh, ho le mani secchissime, accidenti! Che imbarazzo! E se stasera mi chiedesse di sposarlo? Non posso rimanere con le mani così! Devo fare qualcosa! Guanti, la soluzione migliore! Prego, il suo tavolo è lì. Oh, sono nervosissima. Ci siamo. Sei qui. Ma quanto sei bella. Ti ho preso da bere. Aspetta, ti aiuto coi guanti. No, no! Ho freddo alle mani. Ma voglio baciartele. Oh no, mi ha tolto il guanto. Oh? Ma che ti succede alle mani? Perché non la metti via? Tranquilla, tutti abbiamo la pelle secca ogni tanto. Ehi, penso di avere la soluzione. Guarda lì, c'è l'aloe! Credi davvero che funzionerà? Proviamo allora. Per prima cosa prendo l'aloe e aggiungo del miele. Miele e aloe hanno entrambi ottime proprietà curative. Mescoliamo con un pestello, così. Che soddisfazione! Così l'aloe sprigiona tutte le sue proprietà. Adesso lo metto sulle mani. Wow! Ho le mani più lisce adesso. Adesso posso darti la mano. Ne sono felice. Aspetta, un'ultima cosa. Oh mio Dio, è il momento! È qui da qualche parte. Oh, cominciavo a sentire caldo. Direi che stiamo entrambi meglio. Quale di questi segreti di bellezza proverai? Faccelo sapere nei commenti! E non dimenticare di condividere il video con gli amici e di iscriverti al nostro canale per altri video come questo! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video! Non c'è più spazio per disegnare. Aspetta, tutta la carta è finita! Oh no, non posso più disegnare! Mamma! Stai bene, tesoro? Ho finito la carta! No, tranquilla. Guarda qui. Passa il ferro sulla carta e l'inchiostro scompare. Oh, stregoneria! Ora posso disegnare! Grazie, mamma! Nessun problema, tesoro. Vai avanti, disegna qualcosa di carino. Guarda la mia bambola, mamma! Sì, sì, mia cara. Adesso mi annoio. Giocherò con questo orsacchiotto. Ah, sono stufa. Vrum, vrum! Ah, voglio dei giocattoli nuovi! Che succede? Alla mamma non piace che strilli. C'è un pulsante off o qualcosa di simile? Bene, prendi le chiavi della macchina. È tutto ok, va pure. Sapevo avrebbe funzionato.
Sarà troppo divertente. Wow! È così brillante! Ed è tutta mia. Non ho neanche la patente. Allacciatevi le cinture, andremo veloci. La sicurezza prima di tutto. Facciamolo! Vroom! Wow, sono il miglior pilota di sempre. Bip bip, togliti di mezzo, bip bip. Wow! Ciao, dai un'occhiata alla mia macchina. È fantastica. Stai bene, tesoro? Oh, ok. Ho capito. Quella sì che è una macchina elegante. Vorrei avere anch'io una macchina così. Se ci fosse qualcosa che potessi fare... Cos'è quella? È una macchinina. Questo deve essere il mio giorno fortunato. Posso darla ad Annie? Ma deve guidarla da qualche parte. So io cosa fare. Stendi una maglietta bianca su una superficie piana. Usa una penna nera per disegnare una linea curva. Fallo fino in fondo alla maglietta. Disegna una seconda linea creando una strada. E ora disegna la segnaletica orizzontale. Dopo inizia a riempire la strada. Assicurati di disegnare intorno alla segnaletica orizzontale. Quando hai finito dovresti avere qualcosa di simile. Accendiamo i motori! Ciao Annie! Ho qualcosa per te. Ma non è tutto. Oh, una strada! È stupefacente! Brum brum! È come un mini massaggio. Bellissima, mamma! Mamma, è l'auto più veloce di sempre, guarda! Oh, upsì! Va bene, tesoro, è solo un po' di mal di schiena. Com'è umiliante. Ups, è già mattina? Sveglia, sveglia, signorina, mi dispiace per i fiori. Comunque sia, cosa ti piace indossare? Non lo so, non mi piace niente. Eccellente, signorina. Queste sono carine? No. Oh, sono così scintillanti. No, non mi piacciono. Rimaniamo sul semplice? No. Ho bisogno di un nuovo lavoro. Sto arrivando, signorina. Wow! Che dolore più tardi. Questi sono tutti i vestiti che abbiamo. No. Sul serio? Aspetta. Forse possiamo usare questi occhiali VR? Avrei dovuto pensarci prima. Non voglio giocare ora. Indossali e basta. Chi ha spento le luci? Aspetta un attimo. Questo è elegante. Finalmente. Non mi piace. Certo che no. Ah, oh, sono carini. Come ti sembro? Bellissima. Grazie, adesso vai, ho bisogno di dormire. Sul serio? Stai scherzando? Odio quel gallo. Sono così stanca. Immagino che dovrei alzarmi. Cos'è quell'odore? È così disgustoso. Ah, sono io. Che dovrei indossare oggi? Solo questa è tutto quello che ho. Una sola maglietta. E ha un buco. Devo indossare qualcosa. Suppongo che dovrà andare. È così ingiusto. Vorrei avere un nuovo guardaroba. Cos'è quello? Oh, me n'ero dimenticata. Forse potrei usarlo per trovare un nuovo vestito. Sarà fantastico. Che carino. Qualcosa di più casual? E adesso? Il rosso mi sta bene. È un peccato che io non abbia nessuno di quei vestiti. Solo questa vecchia maglietta. Sai che c'è? Sarà divertente. Wow! Wow, mamma, guarda laggiù! Che c'è, tesoro? Accidenti, questo succo è così buono! Ah, è vuoto! Devo andare a prenderne un altro. Andiamo, mamma! Sì, ma facciamo in fretta. Ah, è bello sedersi e rilassarsi. Il succo è davvero vuoto. Volevo assaggiarlo. Non importa, tesoro. Forse posso aiutarti. Ho dell'acqua. L'acqua è noiosa. Ah, ok. Sì, lo so. Ho della marmellata di fragole. Posso aggiungerla all'acqua. Manny non deve saperlo. Dovrebbe andare.
Mamma, che fai? Voglio del succo. No, oh, ci ho provato. La vita è così crudele. Aspetta. Penso di sapere che fare. Posso usare questo cartone del succo. Lo taglierò a metà e metterò l'acqua all'interno. Annie non lo saprà mai. Va abbastanza bene. Annie, questo è per te. Sul serio? È fantastico! Grazie, mamma. Nessun problema, dolcezza. Adoro avere una piscina tutta mia. Guardami, nuoto! Oh, che fatica! Dovrei prendermela comoda. Fa così caldo. Ho bisogno di rinfrescarmi. Ecco a lei, signorina. È uno scherzo. Cos'è quella? È acqua. Zio, abbiamo un problema. Voglio una bevanda rinfrescante. Ci sto lavorando. Nene. Betty merita il succo d'arancia migliore e più fresco. Adesso ci penso io. Non preoccuparti, Betty. Questo è ridicolo. Ecco a lei, signorina. Perché ti ci è voluto così tanto? Lo dico alla mamma. Il servizio è terribile. Dunque, questa è casa mia. Wow, è enorme. Lo so, siediti. Wow, hai così tanti giocattoli. È un sacco di soldi. Tu che cos'hai? Non è così impressionante. Solo quello? Sì, questa è la mia scimmia. Accidenti. Guarda tutte quelle borse. Sei così fortunata. Sono fantastiche. Wow. Sì, ho bisogno di una borsa nuova ogni giorno. Voglio vederle da vicino. Non ho mai visto così tante borse. Sono così carine. Oh, guarda questa. Cosa fai? Scusami. Dammela. Questa è davvero costosa. Guarda queste impronte sporche. Ho solo questo sacchetto di plastica. Non ho delle cose così belle. Oh, chissà cosa c'è in quella scatola. Dove vai ora? Guarda tutta questa roba interessante. È solo spazzatura. Potrei usare questa scatola. Dammi un attimo. Guarda la mia nuova borsa. Oh, la adoro. Dove l'hai presa? La voglio anch'io. Prendila. Ah, mio Dio! È la migliore! È la mia nuova preferita. Grazie mille. Forse potremmo fare uno scambio? Avrei dovuto sapere che c'era un inganno. Ma suppongo sia corretto. Non sono felice, però. Tieni, puoi prendere questa. Davvero? È tua. Tanto io ho questa. Non ci sta sullo scaffale. Ho cambiato idea. Annie? Ehi, era proprio qui. Io, tosto questo allenamento. Devo riposarmi. Sì, guarda che ciambella. Gnam! Ferma lì, questo non è uno spuntino appropriato. Senza contare che abbiamo delle regole qui, niente cibo in palestra. Ma dai, e ora che faccio? È andata via. Oh, che succede lì? Che ti prende? Oh, hai fame? Beh, ci penso io, guarda qua. Cosa? Wow, non ci credo. Pazzesco. Non ci credo che sia riuscita a intrufolare un hamburger. Salve! Possiamo entrare? Eh no! Vedi il cartello? Niente cibo all'interno! Sul serio? Non può fare un'eccezione! Oh. Aspetta un secondo! Sembra così bella, radiosa e in forma! Vincerà lei di sicuro! Vorrei troppo essere lei! Ehi, fammi entrare! Certo, certo! Ho un'idea geniale! Scusa, torno subito! Ok, ho questi guantoni da box, saranno perfetti! E ora i marshmallow!
inizia ad incollarli sui guantoni. Ehi, guarda qua! Wow, quanti marshmallow! Ehi, sono qui per il match! Fammi entrare! Ma dov'è finita? Ehi, eccola! Che ci fai ancora qui? Guarda che ore sono! Tu, facci entrare! Smetti di trattenerla! Ok, siete entrambe all'angolo, bene! Via! Sei pronta? Sì? Allora lotta! Aspetta, aspetta! Credo ci sia un errore! Ecco, prendi uno di questi! Wow! Delizioso! Sì, ok, di nuovo! Che fate? Ferme! Non mangiatevi il guantone! Forza, dai! Battila, buttala giù! Non ci credo che ho perso con lei! Pensavo di essermi allenata abbastanza! Ho lavorato un sacco! Che giornata sprecata! Aspetta, so cosa potrebbe farmi sentire meglio! Snack! La cioccolata potrà aiutarmi, questa giornata è bruttissima! Oh, ma cosa? Niente cibo né bevande! No, non se ne parla, non ci sto, mi servono i rinforzi! Ok, da dove inizio? Oh, intanto rispondendo al telefono! Ehi, come va? Cosa? Ok, certo, ci penso io, non ti preoccupare, a tra poco! Ok, come potrei aiutarla? Non posso andare lì con gli snack! Ci sarà pure qualcosa che posso fare! Ehi! Questo credo possa funzionare, ok? Vieni con me, sacchetto di patatine! Ti nascondo qui davanti! Non posso dimenticare le caramelle, ovviamente! Voi restate qui! Ok, direi che a quantità ci siamo! E ora la giacca! Dovrebbe andare bene per nascondere queste le cornie e devo chiuderla bene! Oh sì! Sembro super muscolosa! Ehi tu! Ho sentito dire che hai bisogno di aiuto! Wow! Ma che diamine! Ti ho stupita, eh? Dai un'occhiata! Non saranno muscoli, ma di sicuro ci sono zucchero e sale! Vedi come ti cambierà l'umore? Oh sì, lo zucchero è la soluzione! Mi piace! Ok, ora sono pronta per dare un'altra chance a questo match! Eccomi tornata, guardate che muscoli! Voglio la rivincita, sei pronta? Sei tosta, eh? E vai, ho vinto! Ti ho battuto, sono la migliore! Cosa? Non ci credo, ho perso! Ah, il giorno più brutto della mia vita! Guarda come sono scolpiti i miei bicipiti! Questo hamburger non mi rende felice! E non mi sta nemmeno tenendo in forma! Ehi! Cosa? Che c'è? Mi starei allenando! Puoi aiutarmi? Voglio essere così! Vorrei delle braccia toniche, così! Guarda come sembrano forti! Non lo so... Ok, penso di poterti aiutare. Fatti vedere un attimo. Sei pronta? Iniziamo! Vuoi l'hamburger? Devi fare gli addominali per dargli un morso. E ora pizza! Forza, devi lavorare per averla. Prova a prenderla! Fio, troppo lavoro, sono esausta! È in giro. Mi sta guardando. Mangerò questo snack. Ehi, me lo merito! Aspetta un attimo, ho un'idea ancora più geniale. Ho questo polsino e tutte queste caramelle. Oh sì, dai un'occhiata! E anche il polsino, ovviamente! Fascette di caramelle, sono un genio! E mica è finita! Lacci delle scarpe di caramelle! Oh sì, geniale! E ora posso tornare al lavoro! Per il prossimo allenamento usiamo questi! Oh no, non mi serve! Davvero? Oh santo cielo, mi stupisci! Che dire? Se n'è andata! Ora mi gusta un po' di bontà! Non dirlo a nessuno, però! Ok, per oggi basta. E tu? Ehi voi, benvenute nella nostra palestra. Guardate qui, vi piacciono i miei muscoli? È tutto grazie a questo. Oh beh, non ci servono. Abbiamo i nostri. Ah ok, bene. Allora buona giornata. Ok, sediamoci qui. Sta guardando da questa parte. No, beh, è distratto ma non ci guarda. Apriamolo. Sì, guarda quante caramelle. Siamo geniali! Non ci credo che le abbiamo messe tutte! Gustiamoci le nostre caramelle! Eh? Che succede laggiù? Svelta, rimettici il coperchio, ci sta guardando! Si sono decisamente portate qualcosa da mangiare. Beh, devo fare qualcosa. Ho un piano. Devo solo farlo pianissimo mentre sono distratte. Scambio i barattoli. Perfetto, e ora batto in ritirata. E ora mangio pure io. Mi sta venendo fame, mi brontola lo stomaco. Anche a me in realtà.
Beh, allora dobbiamo tirar fuori i nostri snack nascosti. Ok, via libera, non ci sta guardando. Non vedo l'ora di gustarmi le loro facce. Ok, venite da me, caramelle deliziose. Venite da mamma, caramelle deliziose. Ma che... Stop! Beh, ma cos'è? È ovunque! Ma che... Ma non ci posso credere! Ah, guarda quanto sono muscolosa! Sono tutta scolpita, senza nemmeno dover alzare i pesi! Questo è praticamente il giorno più bello della mia vita! Sì, è l'ora dei dolcetti! Guarda che muffin! Grazie mille, mamma, non vedo l'ora di mangiarli! Ok, tuffiamoci! Aspetta un attimo! Sì, la mia coach decisamente non approverebbe questa colazione! Oh, e ora che faccio? Oh, idea! Giro questa foto così non mi vede! Sono geniale! E ora torno alla mia super colazione! Ciao, muffin! Vieni subito con me! Sì, sono così felice di essere rientrata da scuola! Ho bisogno di una pausa! E ora troverò la mia barretta di cioccolato nascosta! Sì! Ah! Ma che diamine! Credi che non ti abbia visto? Invece sì! Vieni con me! Ok, vi ho beccate entrambe a smangiucchiare, ma ora al lavoro! Ok, ok! Sì, signora! Fai degli squat così si calma! Che succede qui? Oh, santo cielo! Oh, mia madre! Ehi! Certo! Aspetta, ti trovo qualcosa da mangiare! Questo wurstel ti darà le proteine e l'energia di cui hai bisogno! Oh, cacchio, qui non fanno entrare il cibo! Aspetta un attimo, ho un'idea! Questa corda per saltare sarà la soluzione! Tolgo la maniglia e poi ci metto il wurstel! Spingo bene la corda! Eccoci qua! Anziché le maniglie ci sono i wurstel! Le lascio qui, così le trova! Buona fortuna! Quanto sono tosti questi squat! Sono esausta! Ok, per ora basta squat. E ora prendiamo la corda. Ecco, prendi e inizia a lavorare. Salta! Non ci credo! Mia mamma mi ha lasciato questa sorpresa! Ehi, posso averne uno? Sembrano buonissimi! Non lo so, non ho tanta voglia di vedere il film. Aspetta un attimo. Ehi, al lavoro subito! Voglio vedere dei bei salti! Ok, è di nuovo distratta. Ridammi quella salsiccia! Oh, grazie, che bel regalo! Ma che roba è? Oh, è che... pensavo... Tieni, prendila tu! Adesso sparisci, non voglio più vederti! Vai! Puoi tenerti la torta! Oh, va bene, grazie! Wow! Questa torta è farcita di soldi! Ancora e ancora! Non ci posso credere! Ma cosa? Li voglio io quei soldi! Sono ricca! Che meraviglia! Oh, se n'è andata! Ma c'è un'altra torta! Su, dai, troverò dei soldi anche qui! Nulla! E ho anche le mani sporche! Ah, la mia corona da ginnastica, grazie. Serve una corona per ogni occasione, giusto? Grazie, adesso vai. Ah, che gran fatica. Vai alla grande, principessa. Saltare la corda è un ottimo cardio. Su e giù. Gli squat sono ottimi per gambe e addominali. Devo essere in forma sul trono. Oh, fammi vento. Oh, principessa, dovete bere? Mi sento così bene. Diamoci da fare? Oh, questi secchi sì che sono pesanti. Devo solo arrivare fino a lì. Oh, magari avessi uno sgabello. Oh, ragazzi, oggi la fatica si fa sentire. Quanta immondizia da raccogliere! Oh, che allenamento! Ma guardate che muscoli tonici! Ah, prontissimo!
prossima per un nuovo giorno di scuola. Ecco il quaderno. Ciao! Pronta per la lezione? Le mie cose, prego. Adesso sì, sono pronta per le lezioni. Fuori di qui adesso, non mi servi più. Qualcosa non va. Oh certo, è l'ora di matematica. Mi serve questo qui allora. Oh, batteria scarica! A penne e quaderni non servono batterie. Sì, beh, ha proprio ragione. E adesso che faccio? Tieni, ti presto un foglio di carta. Oh, grazie tante. È una matita. E allora io ho detto, vuoi comprarmi un altro pony? Ehi, guarda che festa! Oggi qui a scuola, bello! Non c'è festa senza principesse. Questo vestito non va bene però. Devo mettermi qualcosa di meglio. Adesso sì che sono vestita come una principessa. Wow, che meraviglia! Sarà meglio che mi cambi anch'io. Oh, che strano, non funziona. Eppure ho fatto come lei. E quella lattina dove andrà? Sul pavimento. Meglio raccoglierla. Oh? Ma sì, può funzionare, dai! Eccoci! Questo è il vestito da festa di una vera principessa. Guardate che schianto! Come va? Oh, ma che... Oh mio Dio! Wow, che abito interessante che hai! Oh, grazie, l'ho fatto io! Allora, che ne dici di questa festa? Ferma lì! Il film non è mica gratis, sai? Certo, solo un attimo. Mi prendi in giro? Non accettiamo spiccioli qui. Deve esserci qualcosa che posso fare. Forse la mia corona? Sì, come no. Una corona di carta. Devi pagare con soldi veri. Che spasso! Non ci credo, lo ha fatto davvero! Ho il mal di pancia dalle risate! Alt! Ingresso a pagamento qui! Oh, che noia, i soldi, tieni! Ok? Ma che cosa c'è qui dentro? Non ci credo! Lingotti d'oro! Oh! A quanto pare la sala è tutta per lei stasera. Questi invece vengono a casa via con me. Popcorn, prego. Che bontà. Posso poggiare i piedi e rilassarmi anche? Ok, sono quasi pronta. Questo colore mi sta proprio bene. Non devo scordare i diamanti e il mascara. Naturalmente il profumo, creato apposta per me. E adesso l'abito! Anche la corona, grazie. Perfetto. E adesso vado a dormire. Sogni d'oro, principessa. Incredibile, è soltanto lunedì, uffa. Wow, guarda quello quanto è carino! Oh mio Dio, mi sta salutando! Ehi! Aspetta, perché stai andando da quella parte? Oh, che idiota che sono! Mi va sempre tutto storto! Oh? E quello cos'è? Qualcuno deve averlo perso? Beh, chi cerca trova! Nessuno fa caso a me comunque! Che ci sarà qui dentro? Wow! Finalmente le cose vanno per il verso giusto! Una volta tanto vedo tutto chiaramente.
Vedremo come mi tratteranno adesso. Chissà se qualcuno mi noterà. Wow! Posso accompagnarti in classe? Mettiti in fila, amico. Ah, ma dico, guardatelo laggiù. Nemmeno sa che esisto. Ed è pure un tipo intelligente. Lo amo da morire. Oh, ma la ragazza? Chissà che ci trova in quella lì. Forse lo so. Io non sarò mai così bella, accidenti. Ehi, piccolo. Dovevo proprio sedermi tra loro due? Almeno così sto vicina al mio amore. Peccato che sia praticamente invisibile. Ah, ciao, bellezza. Questo è per il solo e unico. Glielo passi? Ah? A lui, ok? Comunque. Ma che sono, il vostro postino? Chissà che c'è scritto poi. Oh, ma sei seria? Non voglio passargli questa roba. Povera me. Tieni. Cosa? Oh, mi manda dei bacini, eh? E io te ne mando altrettanti. Come se la scuola non fosse già difficile. Oh, sono proprio stanca di vivere così. Quanto sei bella, quanto sei carina, bacini bacetti, oh, sfiancante. Non sarò mai come quelle ragazze così belle, con quelle belle labbra. Ma forse posso farci qualcosa? Magari dando più volume ai miei capelli. Oh, e mettendomi un po' di rossetto, sì. Anzi, tanto rossetto, splendido. Adesso posso fare anche io le mie stampe. Ho davvero le labbra così sottili. Oh, non posso proprio farcela, accidenti. Oh, stupido rossetto. Che rabbia. E questi capelli sono davvero un disastro. Ehi, ma un momento. Forse posso usare questi per le mie labbra. Così sì che le avrò belle gonfie. Già andiamo meglio. Devo solo aspettare un po'. Ok, dovrebbe bastare. Adesso sì che ci siamo. Che belle labbra polpose. Mica come quelle sottili che avevo prima. Perfetto, mi sento già più sicura di me. Ah, ancora voi due. Non capisco che cosa ci sia da ridere, ma ok. È un gioco da fare in due. Oh? E questo cos'è? Oh, mi ha mandato un bacio! Ci becchiamo dopo, eh? Oh, ma è nuova? Insomma, da qui! Ma no, piccola, voglio solo te! Ah, che bello che finalmente siamo qui insieme! Grazie, wow! Magari un bacio? Ok. Ah? Ma cosa? È già qui, non posso crederci, ho dormito troppo! Ma la sveglia non ha suonato! Oh, devo darmi una mossa subito! Oh no, la mia pelle è un disastro! Ok, devo stare calma e fare qualcosa. Mi basteranno un paio di impacchi, sì. Ma cosa? Oh, proverò con l'acqua fredda, allora. Com'è fredda! Cosa? Ehi, valeva la pena provarci, giusto? Sparite, occhi gonfi. Au! Ho ancora una faccia tremenda. C'è nessuno? Era il campanello? Va bene. Non aspettavo nessuno. Sì, entra pure. Ok, seguimi, mettiti comodo, ok? Io la chiamo subito, intanto fai come se fossi a casa tua. Shoo! Possibile che non ci sia un rimedio. Ok, facciamo così, meglio di niente. Dovrò accontentarmi, immagino. Ah, ma che ci fai seduto qui? Non mi ha vista, meno male. Ho solo bisogno di un paio di minuti ancora. Tesoro? Dai, cara, di che cosa hai paura?
Mamma, lasciami in pace. Ah, questi giovani d'oggi. Che c'è? La mia faccia, mamma! Lascia fare a me. Conosco un trucchettino. Io e le mie amiche alla tua età lo usavamo sempre. Tutto quello che ti serve è un cetriolo e una grattugia. Vedi? Ok, dopodiché intingi un po' di cotone nell'intruglio. Una metà per ciascun occhio. Quando sono belli intrisi potrai finalmente toglierti il gonfiore. Via quelle lacrime. Cosa? Puoi usare questi, tesoruccio. Impacchi per gli occhi. Wow! Sono proprio quel che ci vuole. Dai su, esci da quel frigo. Gli occhi stanno già meglio. Beh, mi sa che così può bastare. Allora? Wow, ho gli occhi normali di nuovo. Vai su. Scusa di averti fatto aspettare. Ma ne valeva la pena, dico bene? Oh, che profumino fantastico! Spero di averne cucinati abbastanza. Un ottimo lavoro! Oh, il mio capolavoro! Oh, sì! Wow, sono uno schianto! La tengo aperta o chiusa? Questi capelli mi stanno da favola! Nonna, ti ho fatto dei biscottini, tesoro. Nonna, sto andando a una festa, scusa. Magari più tardi, ok? Scusami. Una festa? Tu che vai ad una festa? Ecco, cara, così starai meglio. Nonna, non farlo, ok? Ma dai, ti sistemo il look. Oh, smettila, non mi serve il tuo aiuto. I giovani non hanno più rispetto. Passo ore in cucina e lei se ne va a una festa. Oh! Accidenti, ha scordato la borsetta. Non andrà da nessuna parte senza. Oh no! Credo di essere nel posto giusto. Oh, eccola lì! Ehi, aspetta, la tua borsetta! Oh, povera me, le mie gambe non sono più quelle di una volta. E salve, mia nipote ha scordato la borsa. Posso entrare e portargliela? Solo studenti. Ah, capisco, ma è importante. Uno specchio? A che serve? Non capisco. Paura di qualche ruga? Capirai. Proprio non posso credere a tutto questo. Stavo solo cercando di aiutare. Oh. Scommetto che c'è il suo make-up qui. Vediamo un pochino. Oh? Cos'è quest'aggeggio? Ha un aspetto minaccioso. Vediamo. Oh, che bella sensazione. La mia pelle si sta ammorbidendo. Wow, è stata una vera avventura. Mi ha fatto proprio bene, devo dire. Me lo tengo io, mi sa. E qui che altro abbiamo? Una felpa, oh, mi sta a pennello. E che altro c'è ancora? Oh, interessante. Alt, hai un'aria familiare, ti ho già per caso vista prima? Fa nulla, entra pure. Wow, tesoruccio, ma cosa? Nonna, proprio io hai dimenticato la borsa. E già che sono qui, magari ne vuoi uno? Nonna, ma che dovrei farci? In effetti mi stanno rendendo piuttosto popolare, grazie. Oh, Ken, sei così bello. Adoro i tuoi capelli. Come, scusa? Ken è il mio ragazzo. Rovini tutto. Io entro. Sei mio, Ken. Diglielo tu. Ken appartiene a queste braccia. Oh, okay. Sì? Hai sentito bene. Lascialo andare. Mai! C'ero prima io. Ah, non è vero. Oh, no! La casa dei sogni. E adesso? Wow, cos'è questo posto? Tante cose belle! Wow!
Non tutto è carino. Che schifo, è disgustoso. Eh? Possiamo scambiarci. Ok, se insisti. Mi sento già meglio. È ora di pranzo. Il mio momento preferito della giornata. È pronto. È davvero buono. Eh? Che disordine. Ehi, con chi ce l'hai? Con te. Oh, mi dispiace, colpa mia. Che schifo. Per me basta. Dobbiamo sistemare quei capelli. Mi dispiace, le tue splendide ciocche. Fa più male a me che a te. Non odiarmi. È così triste. Hai un aspetto così diverso ora. Ok, un ultimo filo. Sparito per sempre. La parte difficile è finita. Niente più capelli. Ehi, il mio braccialetto si è rotto. Che benedizione sotto mentite spoglie. Ti spiego perché. A partire da una vernice dorata. Poi si passa alla colla. Questi gioielli saranno i tuoi nuovi capelli. Non è magnifico? Oh, che carina! Qui si sale di livello. Chi ha bisogno dei capelli, giusto? Carino! Wow, così splendente! Cosa sto facendo? Che schifo! Aspetta un attimo. Forse posso usare queste cose. Questi capelli si stanno staccando. Che la rasatura abbia inizio. Ta-da! Ma non ho ancora finito. Ora abbiamo una superficie piana. Perché non usare il blu e il rosa, no? Sembra molto bello. Abbiamo solo bisogno di qualche buco. Poi entrano in gioco i palloncini. Basta farli passare uno per uno. Perfetto! Questi sì che sono capelli divertenti. Non credi? Evviva! Interessante. Belli anche i tuoi. Così chic. Grazie, dovremmo aprire un salone tutto nostro. Wow, questa è bella. Guarda, allontana quel dito da me. Io tengo il mio super pulito. Anch'io. Davvero, non mi sembra che abbia un aspetto molto attraente. Non sembrano troppo sexy. Facciamo anche le tue unghie. Hanno solo bisogno di un po' di attenzione. Per niente male. Non ho finito. Oh no, lo smalto. Troppa distrazione. Accidenti. Questo vestito è completamente rovinato. Guarda. Aspetta. Ho un'idea. Fuori il vecchio. E via con il nuovo. E ora il nastro. Poi entro in azione con lo smalto. Bello, ma ha bisogno di qualche scintilla. Ed ecco fatto. Così affascinante. Wow. Sì, grazie, è fantastico. Anch'io voglio un vestito nuovo. Mi servirebbe un po' di tè verde. Mi serve solo la bottiglia. È un design così bello. Basta adattarlo al corpo. Perfetto, è tutto fatto. Ta-da! Carinissimo, vero? È come se fosse stato fatto per lei. E lo è stato. Il mio tè. Sì! Fiu! Wow! E se n'è rimasto anche un po'. Lo sto facendo? Cosa? Oh! So come migliorarlo. Ta-da! Ecco fatto! Ah! Oh! Preso!
Wow, fa fresco qui sotto! Tanta gomma! È gratis! Bello? Che schifo, è disgustoso! Questa roba è totalmente modellabile, perfetto per le scarpe nuove di zecca! Non muoverti, ok? Non mentre brandisco una lama! E ora i dettagli. Si tratta di movimenti lenti. Alla fine tutto si risolve. Visto? Ora dobbiamo indurirlo. E ora possiamo aggiungere i lacci. Non si possono avere scarpe senza suola. Vedi? Nuove scarpe? Cosa? Wow, sono belle! Potresti averne un paio nuovo. Un palloncino. Proviamo. Proviamo. Beh, prima di tutto mettiamoli su questi piedi. Poi usiamo una vernice trasparente. Quasi finito. Bisogna indurirli. E nel frattempo versare lo smalto in una ciotola d'acqua. Fidati di me. Preparati alla magia. Bisogna fare con calma. Visto? Ora basta aggiungere un tacco e dei brillantini. Wow! Ciao scarpette, non sono adorabili? Fantastiche! Grazie! Vuoi fare shopping? Assolutamente sì! Che diavolo è quello? Wow, è una mappa del tesoro! Wow, proprio come facevano i pirati! Facciamolo! La X segna il tesoro. Ed è proprio lì che siamo diretti. Vediamo, ci sono quasi... Anch'io! Ma che dire delle nostre Barbie? Oh, non possiamo abbandonarle! Aspetta, trasformo la mia in una nuova bici. La prima parte è fatta. Questo vecchio contenitore di plastica funzionerà. Basta fissarlo alla parte anteriore della bicicletta. Siediti qui, ragazza. Cavalca con stile, baby. Wow! Attenzione alla collina! Bello! Cosa può cavalcare la mia Barbie? Forse posso usare questi? Ma sono troppo semplici! Devo tracciare un disegno! Questo è davvero forte! Poi mettiamo tonnellate di brillantini! Wow! E tagliamo! Queste ali ti porteranno ovunque! Vola con il vento, tesoro! Non così lontano! Ecco fatto! Vi piace? Che dormita! Devo lavarmi la faccia! Una bella insaponata? Che bella sensazione! Ora risciacquiamo! Eh? Dov'è l'acqua? Ma certo! Così va bene, la doccia di madre natura. Che profumo! Pulita e fresca. Passerò un'altra giornata a spendere. Qualcuno deve pur farlo. Mi sento una favola. È l'ora di una doccia. Ma cosa? No! Acqua? Non va bene. Meglio, queste banconote sono fantastiche sulla pelle. Il sapone aureo, davvero esclusivo. L'ideale per la mia pelle sensibile. Ho dei gusti raffinati. La mia maschera. Essere belli è molto costoso. Così può bastare. Grazie. Che sensazione da sogno. Mi serviva un po' di tempo per me. Maggiordomo, più bolle. Subito. Finalmente la pausa pranzo. Che fame! Non vedevo l'ora.
Una mosca. Non sembra malaccio. No, puzza. Non posso mangiarlo. Oh beh. Ehi, ho un'idea. Ah, preso. Oh, ramen. Ottimo. Adoro i pasti gratuiti. Aggiungerò dell'acqua. E uso queste matite come bacchette. Magari così. È più difficile di quanto pensassi. Mi arrendo. Buonissimo. C'è nessuno? Che servizio scadente. Ecco a lei. Ma è così da poveri. Non ama la pizza? Torno subito. Sushi freschissimo. No. Che tipa difficile. Cosa ha detto? Devo chiamare mio padre? No, per favore, farò il possibile. Oh, questi cupcake sembrano deliziosi. Li lasci pure. Buon appetito. Ci vuole una foto per i miei social. Mi porti del cibo. Ecco a lei, diamanti purissimi. Ancora diamanti? Che noia. Oh, oro. Adorabile. Grazie. Sembra delizioso. Mi incuriosiscono. Ne proverò uno. I miei complimenti allo chef. Un pasto eccellente. Sono più che sazia. Ecco a lei, se l'è meritato. Wow, guarda quanti vestiti. È così emozionante. Eh? Oddio, sicurezza. È tutto così bello. Wow, questi occhiali sono fantastici. Ah, e queste scarpe. Anche questo cappello mi piace. Questo è troppo. Ehi, non paghi? Oh, certo, un secondo. Sto aspettando. Ecco a lei. Un ragno. Quante storie. Frank, il mio cucciolo. Ah, ecco i soldi. Tenga il resto. Cos'è? Un dollaro? Ne vuole di più? Permesso? Oh, prego, mi dica se le serve aiuto. Mi piace questo. Lo prendo. Oh, ottima scelta. Tu, vieni qui. Voglio anche queste. Meravigliose. Mi sa che prendo anche questi. Ma certo, signorina. Che giornata. Credo di aver svoltato. Bene così. Torni presto, signorina. Wow. Che profumo. Queste scarpe sono un must. Da fare invidia. Davvero? Devo assolutamente averle. Signorina, mi porti quelle scarpe. Vado subito. Chiamate e saranno vostre. Mi consegni quelle scarpe. Oh, prenda pure. Adoro il mio lavoro. Signorina, le sue scarpe. Stia attenta. Sono mortificato. La prego, non mi licenzi. Addio. Ehi. Oh, la matita. Sono pronta. Ma dov'è? Ottimo, ho dimenticato la penna. Ah, certo. Papà dice sempre che i soldi risolvono tutto. Ehi tu, vieni qui. Fai i miei compiti e i soldi sono tuoi. Affare fatto. Soldi facili. Questo sembra complicato. Ecco fatto. Avrei dovuto pensarci prima. Mi serve una manicure. Perché devo andare a scuola? Ehi, vieni qui. Fa attenzione. Interessante. Questo non lo sapevo. È orrendo. È complicato trovare il gioiello giusto. Questo sembra carino, anche se è un po' piccolo. La vita è così dura. Cioè, pulire tutti i miei diamanti. Wow, questo video è fantastico. Non ci credo. Sì, continua così. Incredibile. Dovrei provare lo streaming. Questo mi sarà utile. Meglio mettersi al lavoro.
Sono esausta. Iniziamo. Hai, prova microfono. 1, 2, check, check. Prova. Pronto? Sembra a posto. Manca solo la luce adatta. Com'è potuto accadere? Devo farmi bella per i miei fan. Beh, lo sono sempre. Iniziamo la diretta. Ciao, ho un programma fantastico per oggi. Grazie mille per il vostro supporto. Siete i migliori. Proviamo qualcosa di divertente. Mi servono più follower. Wow. Sono popolare. Ne servono altri. Continuate con le donazioni. Wow. Sì, ragazzi, vi adoro. Era solo un sogno. Pensavo di essere povera. Voglio giocare. Grazie. È così realistico. Mi sento come una persona normale. Che spasso. Un tocco di mascara? Ok, sembra che ci siamo. Mi piace, credo di essere pronta. Aspetta. E tu? No, non va bene, dobbiamo sistemarti. E so cosa fare. Che stiamo aspettando? Tutto il necessario è qui dentro, è uno scrigno di bellezza. Sono elettrizzata. Mettiti comoda, cominciamo con le ciglia. Un bel paio di ciglia lunghe è irrinunciabile. Anche se queste sono un po' troppo grandi, forse. Ma posso rimediare, le taglierò a metà. Ora mi serviranno delle pinzette. Così, è un po' complicato. Wow, stai benissimo! Ho fatto un ottimo lavoro. Che ne pensate? Che cosa ne pensi? Guarda, sono perfette, vero? Lo so. Piano. Ok, un errore ed è tutto da rifare. Dovrebbe andare, che ne dici? Accidenti, ma guardati. Hai visto giorni migliori. Devo dare un'occhiata più da vicino, sì. Proprio come pensavo. Ma non fa niente, ci penso io. Togliamo qualche pelo da qui. Au, fa male. Ma ne vale la pena. Voglio che tu sia al meglio. Vediamo un po'. Wow, guarda che ciglia. E che eleganza. Ok, resta calma. Credo che tu abbia un ammiratore. Allarme bella bambola. So cosa fare. Ricordati essere te stessa. Che è successo? Ehi, guarda laggiù. Ciao. È il momento di una trasformazione. Ah, ma dove mi trovo? Beh, prima l'emoji nerd ovviamente. Non succede niente. Sarà rotto. Che strano. Che succede? Accidenti! Sono bella. Questo look mi sta bene. Era tutto un sogno? Sono ancora una nerd. Wow, in questa rivista sono tutte così alla moda. Che fortuna. Magari fossi anch'io così. Oh, interessante. Ma dai. Ragazza mia, fai qualcosa per quel monociglio. Al lavoro con le pinzette. Una foto mi ha appena insultata, insomma, non è così male, giusto? Forse devo fare qualcosa davvero. Ma cosa? Non ho le pinzette. Oh, il mio astuccio. Forse qui troverò qualcosa di utile. Colla? Nah. Oh, un pettine per le sopracciglia. No, non va bene. C'è solo una cosa che posso fare. Andare a fare shopping. Wow, guarda quanti prodotti. Sicuramente venderanno le pinzette. Ma dove le tengono? Ah, wow. C'è un sacco di scelta. Oh. Queste qui andranno bene. Sicuramente fanno al caso mio. Finalmente dirò addio al monociglio. Prendo queste, grazie. Certo, solo un... Wow. Bastano? No, sono 50 dollari. Per un paio di pinzette. Non ho tutti quei soldi. Ehi, forse posso aiutarti. Puoi usare le monete al posto delle pinzette, sai? Fidati. Ok, ma farà male?
c'è solo un modo per scoprirlo. Metti le monetine così e afferra i peli, così li potrai tirare senza problemi. Meno male che non ci sono altri clienti. Abbiamo finito, direi. Guarda. Wow, fantastico! Grazie! Non c'è di che. Quasi finito. Ecco fatto, mamma dice che devo pettinarmi bene. Oh, che brufolo enorme! No, non posso spremerlo. Ma forse posso solo un po'? Però che sensazioni! Devo pulire tutto questo schifo. Oh, cremoso. Così va meglio. Ed è ora di dormire. Ah, sto così comoda. Che bella dormita. Non vedo nulla. Dove ho messo gli occhiali? Ora va meglio. Non ci credo. Sono coperta di brufoli. Qualcosa non va, tesoro? E voglio dire buongiorno. Hai visto, mamma? Ok, tranquilla. Ti serve solo un po' di trucco. Non temere. Di solito basta appena un po' di fondotinta. Secondo te funzionerà? No, Non si può! Continuiamo a cercare. Oh, questo forse può andare. Che cos'è? Sono tipo dei cerottini davvero molto utili. Metti i cerotti sui tuoi brufoli. Per fortuna ne abbiamo tanti. Ce ne serviranno un bel po'. Tutto qui? Non abbiamo ancora finito. Adesso li togliamo. Vedi, i brufoli sono svaniti. Addio, acne. Guarda tu stessa. Wow, cos'è stregoneria? Incredibile. Grazie, mamma. Nessun problema, tesoro. Ti voglio bene. Ottima lezione di ginnastica oggi. Fatevi una doccia. Ah, che odorino. Ne ho proprio bisogno. Sbrigati. Presi. Che bella sensazione. Oh, oh, via. Ehi. Ehi. Oh, che strano. Devo vestirmi, vabbè. Non posso mica andare in giro così. Oh, i miei vestiti. Che fine hanno fatto? Oh no, questa non ci voleva. Ah, ecco. Prendo questo e anche questo. Non è poi così male. Concentrati. Deve esserci qualcosa da indossare. Accidenti. Oh, questa stuoia può farmi comodo. È della misura giusta. Upsi, spero che nessuno mi veda. Così imbarazzante. Oh, e quello cos'è? Wow, proprio quel che mi serve. Non deve vedermi nessuno. Solo un altro po'. Wow, guarda che muscoli. Forse il mio futuro fidanzato sarà palestrato. Ci sono quasi. Ehi! Psst. Ok, la prendo e basta. Così è meglio. Ma mi manca la parte di sotto. Devo escogitare qualcosa. Ci sono! Devo fare delle modifiche. Faccio un taglio in mezzo alla felpa qui. Devo stare attenta. Sta venendo bene. Adesso posso rovesciarla e indossarla tipo gonna. La fisso qui sul retro e con una cintura il gioco è fatto. Bellissimo look. Dovrei farlo di mestiere. Ah, adesso posso andare in classe. Ah, gliel'abbiamo proprio fatta. Ehi, ma dove ha trovato quel completo? Oh? Cos'è successo qui? Non voglio neanche saperlo. Ho una cliente. Salve. Ehi. Cosa voglio? Vediamo. Quella torta, per favore. Ok. Dove mi siedo? Adoro la torta. Oh, c'è Alex. Ciao. È un tipo divertente. Speriamo non mi abbia visto. Posso sedermi qui? Scusa, il posto è occupato, ecco, visto? Oh,
Va bene. Fa nulla. Che cattivo. Ecco, prendi un'altra fetta di torta. Oh, non lo so. Ancora. Tutto è cominciato con una fetta in omaggio. È il giorno più bello di sempre. Oh, no, no, no. Cercavo solo di consolarti un pochino, ma... Wow, adoro il tuo make-up. Oh, grazie. Mi insegni a truccarmi così? Ti servono un cucchiaio e una forchetta? Stai scherzando, vero? No. Cominciamo. Metti il cucchiaio sopra l'occhio, poi passa l'eyeliner qui intorno al bordo. Il resto puoi finirlo a mano. Semplice e veloce. Ora la forchetta. Tienila a un angolo e passa il make-up tra i denti, vedi? Farà un gran bell'effetto. Ora devo soltanto lavorare un po' sul bordo. Aggiungiamo qualche lustrino. Ci stanno sempre bene. E abbiamo fatto. Adesso mi sistemo i capelli. Wow, look fantastico. Mi sento così bella. Grazie. Non c'è di che. Ora vai. Sì. Ciao Alex. Wow. Gabby, non ti avevo vista prima. Vuoi andare alla festa insieme a me? Oh, divertente. Ma sì, perché no? Ho un appuntamento. Wow, Alex mi ha invitata a uscire. Non vedo l'ora. Ma non posso andarci così. Che cosa indosserò? Oh. Oh, dove sono i miei vestiti? Devo fare shopping al più presto. Ehi, sorellona. Guarda, sono una stilista. Ehi, quello è mio. Smettila, mi rovinerai i vestiti. Ma io volevo renderli più belli. Guarda qui. A me piace. Lo stavo usando. Un giocattolo? Ottimo. Non è un giocattolo, guarda. Vedi, è tutta una questione di stile. Ho letto che va di moda a Parigi. Essere un'icona di stile è una faticaccia. Ma che bello! Hai davvero talento, te lo sei meritato. Vieni. Oh, grazie! E sono pronta per il mio appuntamento. Augurami buona fortuna. Ciao a tutti, sono arrivata. Huh? Anya ha i codini. E anche Betty. E persino Liam. Io non seguo la moda. Io la moda la lancio. Ehi, tu sei la mia stilista, quindi mi serve che tu risolva il mio problema con i capelli. Ok, ci vediamo alla festa. Grazie a Dio sei qui, hanno tutti i codini. Oddio, è vero, non va bene. Non preoccuparti però, ho la soluzione a tutto ciò. Ti leggo i capelli così. Ripeto altre due volte e poi passo all'altro lato. Perfetto, sta venendo benissimo. Ma non ho ancora finito, serve un po' di luccichio. Ti metto delle gemme sui capelli. Ottimo, finalmente posso godermi la festa. Ah, non ci credo. Guardate Emma, è bellissima. Liam, dico davvero, guardala. Wow. Bellissimo l'outfit di Emma. Chissà se posso farli anche io così. Magari con queste caramelle. Do una leccatina e... È caduta, mannaggia. Mi sa che non funziona. Ma dove ho messo il... Ah, un topo! Che cosa? Un topo in casa? Oh mio Dio! Oh, ecco la mia maglietta. Ah, quello stupido topo l'ha rovinata. Ora ha un enorme buco. Mamma! Tesoro, stai bene? Il topo ti ha spaventata. No, ma ha rovinato la mia maglietta rossa preferita. Oddio, questo buco è davvero grande. Forse posso creare qualcosa di interessante. Bene, abbiamo un grosso buco da far sparire. Ci siamo, ho appena tagliato via tutto ed è sparito. Ora ho il resto della maglia con cui lavorare. Devo fare altri tagli però. Non preoccuparti, andrà tutto bene. Voglio tagliare il colletto e rimuovere anche quello. Bene, ora taglio la parte centrale della maglietta. Ma dalla parte davanti, non dietro. Piego i bordi nella parte superiore e cucio una balza. Non preoccuparti, è davvero facile da cucire. Devi fare delle pieghette e farci passare il filo. Fatto! Ora fai un nodo da davanti e otterrai un top corto carinissimo. Wow, mamma, mi hai davvero stupita con questa creazione. Quanto mi piace, grazie.
Oh, giusto un'altra cosa, non voglio tu senta freddo. Aspetta. Mamma, anche questo foulard ha un grosso buco. Stupidi topi. Impossibile sbarazzarcene, vero? Cos'era il topo? Eccolo! Oh no, mi sono buttata il gelato sulla camicetta! Ah, può andare peggio di così questa giornata, ora devo cambiarmi. Vediamo, non mi va di mettermi questi top. Cos'altro potrei mettermi? Oh, per fortuna ci sei tu, ottimo! Mi serve il tuo aiuto, oddio, questa è una situazione di emergenza! Vediamo cosa c'è qui. Oh, che dire di questa camicia in seta con stampe? Oh sì, mi piace! Ehi, non mi hai presa! Ups, volevo vestire te, non la sedia. Comunque ho qualcos'altro che può funzionare. Oh, non sono più una bidella! Che bella che sono! Scusami! Ma non ti preoccupare, ho un vestito elegantissimo. E se stavolta me lo mettessi da sola? Ecco qua, niente più sedie o bidelle eleganti. Tieni, direi che copre il costo del vestito. Grazie, alla prossima! Phew, che giornata! Non è per niente capace a lanciare vestiti! Ma ora va meglio, è ora di andare in classe! Ecco qua, ho finito di appendere la decorazione con palloncini. Ok, do un'occhiata al frigo, vediamo, mi pare di essermi lasciata un passo speciale. Ah, eccolo, per fortuna ci ho messo un'etichetta. E ora una candelina. Buon compleanno, Annie! Cos'è? Che succede? Una festa a sorpresa solo per me! Certo, buon compleanno! E ora esprimi un desiderio. Sì, non vedo l'ora di mangiare il cavolo del mio compleanno. Stacco una foglia, ecco qui. Buonissimo, è fresco! Ne voglio ancora! Buon compleanno, tesoro, sono contenta, ti piace il tuo cavolo? Oh, e per me? Puoi darmene un po'? Wow! Guarda cosa c'è al centro del cavolo! Una caramella tutta per me, il compleanno più bello del mondo! È all'arancia! So che è il tuo gusto preferito! Sì, è vero, ma la cosa più bella è condividerla con te! E l'ultima decorazione è fatta! Vediamo, non lo so, le piacerà? Buon compleanno, Emma! Ecco la tua torta! Che cosa? Non mi piace questa torta! Non è affatto quella che volevo! No! Puoi farne una migliore! Vediamo cosa posso fare. Forse posso semplicemente metterci sopra qualche decorazione. Ecco, fatto! È venuta benissimo! È totalmente diversa! Spero le piaccia! Un cupcake sulla mia torta! Lo adoro! Aia! Il mio dente! Mamma, perché mi hai fatto questo? Oddio! No! Ci sarà qualcos'altro che possiamo fare? Oh, giusto! Lei adora la frutta fresca! Sicuramente c'è qualcosa che puoi fare con questa frutta! Sì, certo! Dopotutto sono un pasticcere e lavoro spesso con la frutta! Ecco, questi tagliabiscotti mi daranno una mano! Li userò sulle fette di frutta! Aggiungeranno un tocco in più! Chi vuole della frutta noiosa quando si possono avere stelle e fiori? Ora che sono ben tagliati è il momento di decorare la torta. Per fortuna sulla torta c'è abbastanza spazio per tutte le fette di frutta. E la torta è pronta. Ecco, che te ne pare? Bravo, è un vero e proprio capolavoro. Buon compleanno, Emma. Ecco la tua torta. Oh wow, amo le torte e la frutta fresca. È buonissima. Beh, solo il meglio per la mia amata festeggiata. Buon compleanno! Ok, sono pronta per andare a scuola. Ehi, quelle sono le mie matite! Oh no, sono tutte rotte! Non ci credo, come faccio a tenerle in ordine? Ah, ecco su cosa ero inciampata, ups! Meglio tirar fuori i miei pennarelli. Questi dovrebbero essere sufficienti per farmi passare la giornata. Ora i miei taccuini, cartelle e raccoglitori. Forse posso rimetterle qui dentro. Oddio, poverina. Forse è meglio se le do una mano. Ehi, Annie, ecco, per la scuola. Per me, davvero? Ah, wow, grazie mille, Emma. Ma figurati. Wow, fantastico questo materiale per la scuola. Mi è venuta un'ottima idea.
Prendo gli elastici e li metto sulla copertina del raccoglitore. E ora questi elastici manterranno le mie scorte a posto. Guarda, posso anche mettere cose nella parte interna. Wow, è molto capiente! E ora tutte le mie cose sono organizzate al sicuro. Ottimo lavoro, Annie! Grazie, ma senza di te non avrei potuto farlo. Immagino sia ora di iniziare la lezione. Grazie ancora, Emma! Questa è la mia mamma. Perché sono così povera? E questo è il mio papà. Lasciala! Mai! Oggi è il mio compleanno. Oh, è per me? Solo il meglio per la mia bimba? È così morbido e coccoloso. Buon compleanno, tesoro. Grazie, papà. Ho qualcos'altro. Portatela qui. Guarda, una deliziosa torta. Adoro le torte. Chi non le adora? Ma non è tutto. Regali! Non ho finito. Pronta per il regalo principale? È davvero carino. Mettetelo qui. Wow, lo so, è enorme. Che cos'è, papà? Ciao, rum rum. È il tuo autista personale. Andiamo. Festa numero 2. Chissà mamma cosa ha organizzato. Ciao mamma. Tanti auguri, tesoro. Ho qualcosa per te. L'ho incartato io stessa. L'altro calzino. Grazie, mamma. Ora ne ho due. Ed ecco la torta. Prendine un po', mamma. Grazie, tesoro. Sei molto cara. No, voglio due yacht e un aereo. Chiaro? Ciao, papà. Wow. Aiuto. Ti salvo io. Ah! Presa. C'è mancato poco. Stai bene? M'è passata la vita davanti agli occhi. Che vuol dire che sta operando? Voglio un dottore adesso. La mia bimba ha avuto un'esperienza traumatica. Mi serve aiuto. Ho rivalutato le mie priorità. Ha chiesto aiuto? Wow, servizio ottimo. Aiuta la mia piccola. Me ne occupo io. Quando mi sentirò meglio? Mettiti comoda. Questo ti rilasserà. Ora dobbiamo solo aspettare. Starà bene? Ho tanta paura. Sta lontana dalla luce, ok tesoro? Ok, papà. Lavorare a maglia è rilassante. Mamma, sono caduta. Tranquilla. Fa vedere. Oh mio Dio. Dobbiamo fare qualcosa. Questa confezione di verdure surgelate ci aiuterà. Mettiti comoda, potresti sentire freddo, ma sarà utile. Ora aspettiamo. Intanto finisco il maglione. Lavorare a maglia è più difficile di quanto sembri. Ok, vediamo il livido. Si è riassorbito. Ha funzionato. E useremo le verdure per cena. Spero tu abbia fame. È già ora di andare a letto? Sì, devi dormire. Fatti rimboccare le coperte. Ecco fatto. Sogni d'oro. Non voglio andare a dormire. Preferisco giocare. Ah, relax. Speriamo ci sia un bel film. La mamma non lo scoprirà. Il telecomando non funziona. Mancano le batterie. Che strano. Questo è divertente. Molto meglio che dormire. Che succede qui? Qualcosa non quadra. Piano. Con attenzione. Ti ho detto di dormire. Ah! Che cos'è? Ci è cascata. Perché mi ha fatto questo? Un attimo. È stato divertentissimo. Mettiti a letto e dammi il gioco. Riprendo le batterie. Hai bisogno di dormire. Basta con le sciocchezze. Era solo uno scherzo. Finalmente posso guardare la TV.
Vediamo che c'è. Oh, sembra interessante. Quanta tensione. Oh, non riesco a smettere di guardare. Oh no. Cos'è stato? È solo un palloncino. Un momento, da dove arriva? È un po' inquietante. Sarà un altro stupido scherzo. Fregata! Mi farai venire gli incubi. Ci sei cascata di nuovo? Vieni qui. Troviamo qualcosa di bello da guardare. Che non faccia paura, però. Dormi bene, tesoro. Sogna unicorni e soldi. Sei pronta per andare a letto? Buonanotte, papà. Faccio solo una partita veloce. Cos'era quel rumore? Ops. Aspetta un minuto. Passami il telefono. Notte. Anche l'altro. Uffa. Non pensavo che l'avresti notato. Anch'io sono stato giovane. Conosco tutti i trucchi. Non è giusto. E questo a cosa servirà? Sono stato invocato. Ogni tuo desiderio è un ordine. Ecco, per il disturbo. È un piacere fare affari con te. Stai bene, tesoro? Non è come sembra. Posso spiegare? Ti avevo già avvisato. Meglio andarsene. Oh, si sarà fatto male. Gli sta bene. Il bel principe salva la principessa. E vissero felici e contenti. Qualcuno potrebbe aiutarmi? Ciao, mamma. Com'è andata la giornata a scuola? Oggi mi sei mancata. Oh, guarda quante torte! Vedi qualcosa che ti piace? Ho tutti i tipi di torte. Mamma, posso avere una torta? Per favore. Hanno un bel aspetto. Vi piaceranno. Sono proprio dolci. Forza, signora, la faccia contenta. Questo è tutto quello che ho. Tutto qui. Mi dispiace. Beh, non è abbastanza. Per favore, signora. Come potrai dir di no a quel visino? Tenga i soldi. Ecco a te. Guarda, mamma. Oh, mi dispiace, tesoro. Papà. Oh, ciao. Forse posso essere d'aiuto. Questa sarà sufficiente. Una valigetta? Davvero? Ok, starò al gioco. Oh! Sono ricca? Prendete tutto, vado in vacanza. Chi vuole il gelato? Prendete pure. Wow, che bel vestito! Come vorrei averlo! Ciao tesoro, che succede? Papà, voglio questo vestito! Oh, che bello! Oh, aspetta! Ho un'idea! Pronto? Oh, fantastico! Ora che vuole? Pronto? La mia bimba vuole un vestito. Fai in modo di accontentarla. Capito? Certamente, signore. Wow, guarda tutti questi vestiti. Fa una giravolta. Non sono sicura del colore. Per me è no. Forse ho qualcosa che soddisfa i tuoi gusti. Che ne dici di qualcosa che luccichi? No, non fa per me. Questo ti si addice? Non mi piace. Ti dovrà pur piacere qualcosa. Questo è più adatto a me. È perfetto. Mi sento una principessa. Wow, ottimo lavoro. Ce l'ha fatta di nuovo. Oh, guarda la mia bimba che legge. Quel vestito è brutto. Wow, questo sì che è un vestito. Mi starebbe benissimo. Mamma, posso avere questo vestito? Quanto? Per un vestito? È così bello, però non posso permettermelo. Pensa a qualcosa. Forse posso farlo io. Insomma, mi intendo di moda. Un taglio qui. Un nastro qui. Fantastico. Sarò bellissima. Ora gli ultimi ritocchi. Fatto, che ne pensi? Mamma, è fantastico. Proprio quello che volevo. Grazie. Da Barbie, proprio ciò di cui hai bisogno. Cioè, hai i capelli spettinati.
Ehi, sono qui! Che aspetti? Tagliamoli! Non muoverti, non ci vorrà tanto! Stai bene, pelata! Non farlo! Metti giù il rasoio! Non credo! Ti piacerà! Ne dubito alquanto! Wow, hai la testa che brilla! I miei bei riccioli d'oro! Aspetta solo che ti addormenti! Ho quasi finito! Perché l'hai fatto? Davvero? Non è per niente bello! Ok, poi ho bisogno di un ago. Lo userò per il tuo nuovo taglio di capelli. Lo spingo nella testa di Barbie. Così l'acconciatura si tiene. Sono come delle extension! Sta venendo bene! Fidati, starai benissimo! Non può essere peggio di avere la testa rasata! Mi serve un po' di tempo! Unisco l'ultima ciocca! Come sto? Wow, magnifica! Ma ci serve un po' di colore! Coloro lo scovolino del mascara con dello smalto per le unghie e poi lo passo nei capelli! Wow, ti sta da Dio questo colore! Ottima scelta! Ho sempre desiderato tingermi i capelli! Ma a Ken piaccio bionda! Così dovrebbe andare! Poi aggiungiamo degli accessori! Proviamo questi orecchini! Wow, che stile! Wow, stai benissimo! Mi piace! E ora? Con questo outfit starai benissimo! Ti dona molto con questi capelli! Oh, mi sento stilosa! Tu sì che te ne intendi di moda! Conosco qualcun altro a cui piacerebbe! Ehi, tu? Wow, ma sei bellissima! Oh, che bella coppia che siete! Mi sto emozionando! E ora bacio! Non sarebbe cortese non farlo! Ah, sono fidanzata! No, non mi sono lavata i denti! Me ne sono accorto! Oh, si stanno per baciare come nelle fiabe! Oh, wow, hai un'altra bambola! Oddio, si stanno baciando! Devi sempre rovinare tutto! Ho una cosa per te! Divertiti! Che schifo! E per te? Che botta! Beh, è caduto! Oh, cavolo! No! No! Quale chiave è? Oh, questa? Forse no. Che fastidio. Ecco perché ho un autista. Sicuramente è questa. Ah, finalmente! Questo pilota è fantastico. Spero non si rovinino i capelli. Oh no! La scarpa! Ci sono io, signorina. Oh, che forza! Ehi, che succede? Spostatevi, voglio vedere! Oh, ma guarda un po'! Sarei perfetto come presidente! Mi candido seduta stante! Ammirate il vostro prossimo presidente! Ah, a quanto pare ho una concorrente! Le cose stanno così, eh? Fatti sotto! Meno male, lezione finita! Ah? Che fa Justin? Lily, lascia che ti aiuti! Wow, grazie Justin! Vuole giocarsela così, quindi! Voto più alto garantito! Ci penso io, Sunny! Tu rilassati, vai da questa parte, vero? Sta corrompendo gli elettori! E sta funzionando! Non ci credo, così non va! Devo darmi da fare e subito! Devo pensare alla mia strategia! E forse ho capito! Che cosa devo fare? Meno male che mi sono preparata! Ora sì che prenderò palate di voti e vincerò io, sicuramente! Justin mangerà la polvere! Ah? Da quando in qua abbiamo un allarme? Ai ai, signorina, sei in guai grossi! No, non può essere! Ah, mi serve un altro piano! Deve esserci qualcosa che posso fare! Che sta facendo Wendy? Ah, un'unghia! Ah, forse posso approfittarne! L'aiuterò io? Posso sedermi qui? Fai pure! Ti serve una mano? Vuoi aiutarmi ad aprire questa bottiglia? Accomodati! Tranquilla, ci penso io! Sì, fa con calma, certo! Solo un momento! So come rimediare! Guarda che faccio! Avvolgo questo laccio attorno alla bottiglia! E poi lo tiro! Incredibile, si è aperta!
Wow, straordinario! Oddio, ma è geniale! Vota per me e non avrai più questo problema. Ti voterò senz'altro! Ehi, venite qui! Ashley conosce un trucco per aprire le bottiglie! Ehi, apri la mia! Ok, signore, solo per voi. Ma che... Ma dovevano votare per me! Ora non più! L'ho sottovalutata! Fate attenzione, è molto importante! Ehi, guardate! Cosa? Guardate che cosa ho qui! Interessante! Ti costerà un voto? Sì, quello che ti pare! Oh? Justin, niente snack in classe! Scusi, prof, non lo farò più! Meglio di no, o andrai in punizione! Era solo una gomma, non è giusto! Oh, bene, Ashley! Come butta? Un'altra splendida giornata! Sono ancora la campionessa di ping pong! Ma non sta mai zitta? Un momento, ho un'idea! So come passare la mia gomma! Devo mettermi al lavoro! Comincio rimuovendo la gommina dalla matita e poi prendo una gomma. La arrotolo per renderla più piccola, poi la metto qui sulla matita. E faccio lo stesso con le altre matite. Non si nota la differenza e questo sì che mi darà dei voti. Oh, grazie! Com'è buona! Ecco a te! Oh, grazie! Una per te! Ah? Ma che strano! A chi tocca? Ah, lo so! Ma cosa? Chi è stato? Oh, gomma! Che succede? Ora devo solo godermi tutti i voti! Oh no, Justin, così vincerà! Ha dato gomme a tutti! Bella idea, eh? Pensa di essere furbo! Non ci avevo mai fatto caso! Aspetta, ci sono! So cosa fare! Userò questa pallina da ping pong! Faccio un forellino con il compasso. Cominciamo bene. Adesso lo ingrandisco. Posso farlo con una matita. Metto la gomma nella pallina. E poi mi serve questa schiuma luccicante. Disegno un fenicottero. Meno male che so disegnare. Però niente male. Adesso devo ritagliare. Userò questo pennarello per fare il becco. E poi un occhio. Adesso mi serve la colla. Ne metto un po' qui sul bordo del fenicottero e lo incollo alla pallina. I fenicotteri devono avere le piume però, giusto? Metto altra colla sulla pallina. Ne serve un bel po'. Adesso posso incollare le piume. Oh, che bel fenicotterino! Sunny? Wow! Ma dai! Oh, ma su! Questo è un colpo basso, Ashley! Invidioso, eh? Io sono furba! Sapevo avrebbe funzionato! Sicuramente avrò più voti! Wow, quanti! No, però che bello! Adoro questa tonalità di rossetto! Oh, ciao, Mandy! Sono in ritardo! Non ti perdi niente! Meglio prendere le mie cose! Oh, no! Qualcosa non va! La mia confezione di slime si è aperta! Chissà che disastro! Ma che le prende? No, non va bene per niente! Il quaderno è tutto sporco! Ma che c'è? Oh, capisco! Compiti rovinati! Devo intervenire! Dai, non piangere! Deve esserci qualcosa che posso fare per lei! Questo gel col glitter mi ha dato un'idea! Ci sono! Che stai facendo? Fidati di me, vedrai! Non ci vorrà niente! Comincio ritagliando la parte sporca di slime, non ci serve più! Adesso prendo una busta di plastica e la piego così! Poi ci serve il gel al glitter! Aggiungo vari colori e vari tipi! Ne serve parecchio, sì! Poi metto la colla con cura! Metto un po' di colla in fondo alla busta. Così basterà. E adesso chiudo la busta. Poi l'attacco alla colla. Proprio come l'avevo in mente.
Adesso prendo il quaderno e apro la copertina. Metto dentro la colla, la metto qui intorno ai bordi, così. E poi incollo la busta glitterata sul quaderno. Premo un po' per fare aderire bene la colla e lascio che si asciughi. Niente male, Mandy sarà contenta, vero? Oh, ma guarda che roba! Incredibile! Ed è così morbido! Il quaderno più bello di sempre! Grazie, Ashley! Ma figurati! Spero che voterai per me, sì? Ma chiaramente! No, un altro voto per Ashley! Sì, sapevo avrebbe funzionato! Ormai vincerò io! La faccenda mi sta sfuggendo di mano! Devo fare qualcosa, ma cosa?! Sunny ha il maglione strappato! Un'ottima opportunità per assicurarmi il suo voto! Funzionerà di certo! Ehi, che fai? Quello è mio! Shh! Aspetta e vedrai! Lo trasformerò in qualcosa di speciale! Mi serve un po' di lana del suo maglione! E ora largo alla creatività! Comincio con la lana e un righello. Avvolgo la lana attorno al righello così. Taglio via gli eccessi e adesso prendo il quaderno di Sunny. Giro il righello da questo lato e applico un po' di colla. Devo avere una mano fermissima. Poi incollo tutto sul quaderno. Tolgo via la lana dal righello e fin qui tutto bene, sì. Continuo così con tutto il quaderno. Poi abbellisco tutto con un po' di fiori. Sembra proprio una aiuola così soffice. Ehi, tieni, Sunny! Wow, mi piace tantissimo! Grazie, Justin! Lo immaginavo. Com'è rilassante! Sembra un pezzo di natura. Ma dove ha preso la lana? Non ha importanza. Ehi, ricorda di votare per me? Certo, sì! Funziona sempre. Oh, spero che Sunny non tenesse a quel maglione. Accidenti. Il tempo è quasi scaduto. Che tensione. Sono così indecisa. Ehi, amici, aiutatemi voi per chi dovrei votare, Ashley o Justin. Fatelo sapere nei commenti.